Giochiamo d'anticipo è presentato da Farina, la Opel a Napoli e Caserta. Energas, l'energia per la tua azienda, la tua casa, la tua auto. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Neafit, dimagrimento in relax. Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Euronics Gruppo Tufano. Custom and Logistics Services, spedizioni internazionali. Cambia la bolletta.it by GLG Group SRL. Ci siamo lasciati lunedì scorso con il Napoli primo in classifica, ci ritroviamo venerdì con il Napoli ancora più primo, seconda trasferta consecutiva, secondo 4-0. Parleremo di tanto questa sera, ma soprattutto non possiamo non vedere, guardare, osservare la classifica, nonostante siamo appena alla quinta giornata di campionato, ma c'è un tema centrale. Si può parlare di scudetto? Ne parleremo questa sera con Nando Orsi. Ciao, buonasera a tutti. Alessandro Renica. Buonasera a tutti. Ciccio Marolda. Ciao, buonasera. Buonasera Massimo D'Alessandro. Buonasera, ciao a tutti. La postazione web, naturalmente capeggiata dal nostro Gennaro Arpaia. Ciao Claudio, buonasera. Non so se si possa parlare di scudetto, ma sicuramente si può parlare di questo bel Napoli. Potete farlo anche voi da casa. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook, soprattutto scaricate, se non l'avete ancora fatto, la nostra app, Il Bello del Calcio, così potete intervenire in diretta insieme con noi. Ecco, tu che sei già microfonato, vengo subito da te. Si può parlare oppure non di scudetto? Giuseppe Saginario. Sì, sì. Oh. Secondo me sì. Il Napoli che ho visto ieri è stato bellissimo. Quindi al di là dell'avversario io ci credo già dall'inizio, bisogna essere coraggiosi, perché i coraggiosi arrivano all'obiettivo, per gli obiettivi complicati. Quindi per me il Napoli può vincere lo scudetto. E tu Rita, oltre a credere in Energas, ma ci crediamo tutti quanti, il nostro sponsor. Speriamo anche di vincerlo finalmente. Quindi anche lei grande tifosa del Napoli. Allora, io ho tanto da dire insieme a voi, abbiamo tanto da dire partendo dalla partita di ieri, proiettandoci appunto ancora nei prossimi turni, ci sarà l'Europa League, tanti temi questa sera, però non possiamo non far vedere quello che è accaduto ieri, quindi godiamoci questa clip. Strepitoso quello che abbiamo visto ieri, ma quello che abbiamo visto già dall'inizio del campionato. Intanto parleremo della partita, ci collegheremo con dei tifosi a Miami, c'è il collegamento con Stefan Swok, davvero tanto questa sera, salutando i nostri sponsor che sono Neafit, il dimagrimento in relax, Giuseppe Zannone, capelli a testa alta, Tufano, Gruppo Farina, Sagifin Finanziamenti l'abbiamo qui in studio, così come GLG Group Cambia la Bolletta, CL Services e anche Rita l'abbiamo nominata già, e quindi Energas. Ma vi dirò di più, questa sera potrete intervenire in diretta, giochiamo d'anticipo allo 081 554 9988, quindi telefoni aperti, per favore fatemi capire se c'è oppure no entusiasmo. Pubblicità, ci vediamo subito dopo la pubblicità qui a Giochiamo d'anticipo. E Napoli, che gol, che campionato quello di Spalletti, ne parliamo questa sera qui a Giochiamo d'anticipo con Nando Orsi, Alessandro Renica, Ciccio Marolda e ancora Massimo D'Alessandro. Ma vi dirò di più, potete intervenire in diretta grazie alle telefonate e non solo, allo 081 554 9988, ma non solo, anche attraverso la nostra app, quindi scaricate l'app del Bello del Calcio e la nostra pagina Facebook. Possono scrivere anche lì, Gennaro? Ci possono scrivere sulla nostra pagina Facebook, Giochiamo d'anticipo appunto, commentate insieme a noi, seguite insieme a noi quello che verrà fuori stasera, perché poi verremo anche a casa per chiedervi come avete visto questo Napoli e soprattutto come lo vedete in vista del Cagliari, che sarà la prossima sfida. Tra l'altro scaricate l'app del Bello del Calcio, perché tra un po' ci sarà anche un sondaggio. Allora, insomma, trascorse poche ore da questa fantastica partita, 4 gol, insomma, qual è la tua sensazione, Nando? Inizio da te. La sensazione è che la squadra risponde bene, soprattutto perché c'è un allenatore che è entrato dando delle idee, mettendo a posto qualcosa, e questa già l'anno scorso era una squadra che poteva far tanto, quindi non ha venduto nessuno e adesso non dico che i risultati si vedono, però insomma
L'anno scorso sta facendo bene, allora, perché ha rivitalizzato anche un paio di giocatori che secondo me l'anno scorso non avevano ancora dato un'impronta importante. Ecco, la squadra l'anno scorso poteva far tanto, però intanto non l'ha fatto. Spalletti è riuscito proprio, come diceva Nando, a valorizzare i giocatori. Diciamo che è stato un anno un po' particolare, perché se ti ricordi ci sono stati tanti infortunati, c'era il Covid che era in piena espansione, quindi lo stesso Osimhen in 4 mesi non l'hai avuto, tanto per dire, non è un dettaglio da poco. Dopodiché, una volta recuperata la qualità di questa squadra, che è una qualità importante, dal girone di ritorno in poi hai avuto una media scudetto. Questo per dire che sì, è vero che Spalletti ha messo a posto alcune cose che l'anno scorso erano da criticare, ma è anche vero che questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, direi neanche di qualità europea, ma di qualità mondiale. Quindi la crescita del Napoli, secondo Renica, è stata già dalla seconda parte del campionato scorso, dove in panchina però c'era Gattuso. Ciccio. Beh, Alessandro dimentica una cosa però, che a Verona, nell'ultima partita dello scorso campionato, c'erano 9 undicesimi di questa squadra, mancavano, c'era Bakayoko e c'era Yusai, insomma, di diversi da quelli che c'era adesso, quindi era la stessa squadra, ma era una squadra senza idee, senza motivazione, senza gioco, direi nel finale di stagione, nelle ultimissime partite, anche senza guida tecnica. Aveva fatto delle cose prima, però assolutamente si era perso poi nel finale. Ecco, il Napoli ha ritrovato tutto questo, soprattutto ha ritrovato una serenità. Cioè, oggi il Napoli gioca con una tranquillità, una sicurezza di quello che fa, che erano anni che io non vedevo nel Napoli. E questo sicuramente è merito della, come dire, di questo matrimonio che è andato benissimo fino adesso tra la squadra e l'allenatore, e non dimenticherei anche il club. Massimo. No, vorrei innanzitutto rafforzare il concetto, secondo me, ottimamente espresso da Alessandro. Non avevamo dubbi, Ciccio. Noi diciamo una cosa, allora ne dicono un'altra. No, guarda, no, che veramente... O se mettono d'accordo prima. Sì, così è. Un dato è quello della striscia di risultati positivi. Il Napoli l'anno scorso, dopo la partita persa e malamente a Bergamo contro l'Atalanta, ha inanellato, comprese queste 5 partite vinte, quindi 20 partite giocate, una sola sconfitta, che è quella nel recupero della partita non giocata la terza contro il Torino, contro la Juventus, e poi ha fatto soltanto 4 pareggi e poi 16 vittorie, quindi la striscia evidentemente c'è, insomma, lo dicono i numeri. Certo. Poi ricordiamogli anche il 5-1 alla Lazio, il 2-0 alla Roma, il 4-0 alla Roma. Dobbiamo parlare dell'anno scorso. Vabbè, dai, parliamo di quest'anno. Guardate che titolo abbiamo fatto questa sera. Sembra che il gioco non c'era, Nando, però come facevi a fare tutto? Non capisco. Per favore, parliamo invece di questo. Abbiamo una squadra da Champions che gioca in Europa League, questa è la verità. Poi il resto a me non interessa, dite quello che volete. Ce n'è però una che gioca in Champions, sarebbe dovuto fare l'Europa League se non fosse un aiuto arbitrale evidentissimo, sto parlando della Juventus, però, quindi vabbè, diciamo di... Scusa Claudia. Ci mancherebbe. Però ragione, no. Allora, partendo dalla partita invece di Genova, Massimo, quindi qual è stata la tua sensazione, quello che hai vissuto, quello che hai visto con il 4-0 del Napoli? Io sono estasiato dal secondo tempo, soprattutto di questa squadra, dalla forza di reagire a una Sampdoria che poi preso, incassato il primo gol, ha fatto secondo me le cose buonissime. Il Napoli è stato in alcuni tratti bravo e anche fortunato, e attenzione, la fortuna è una componente fondamentale, le squadre che vincono devono per forza essere anche fortunato. E poi nel secondo tempo straripante, cioè la Sampdoria è veramente bandiera bianca, un po' come l'Udinese, cioè anche il fatto di aver lasciato la porta inviolata, l'entusiasmo, la voglia, il divertimento, l'intercambiabilità poi dei giocatori, un calcio, come si dice Ciccio, un calcio liquido, quello di Spalletti, non ti piace questa espressione, anche a me tanto, però. No, però, invece vorrei capire, quindi, fortuna, partiamo dal primo tempo, no? La sofferenza del primo tempo, sì, il cambio di modulo dal 4-3 al 4-2-3-1. Ma non si poteva pensare che il Napoli non potesse soffrire con la Sampdoria, perché io l'ho fatto la telecronaca di Samp Inter. La Sampdoria è una squadra che gioca, ti aggredisce, ha giocato molto bene, ha fatto 2-2. Quindi è ovvio che tutte le partite si deve soffrire. Guarda il Cagliari che ha pareggiato con la Lazio, il Torino, cioè. La Fiorentina, che è una squadra. Quest'anno è un campionato diverso, un campionato che si è livellato. Quindi vai lì, però se ogni partita tu soffri un po',
e poi dopo fai 4 gol, vuol dire che hai all'interno qualcosa di importante, che non è soltanto la sofferenza, il sacrificio, la voglia di giocare. No, giocano bene, perché quando giochi bene non puoi avere 15 punti, perché la fortuna c'è una volta sola nella partita. Nel primo tempo la nostra migliore qualità è stata saperci difendere, certo, dalla Sampdoria. Ciccio. Ma il Napoli merita tutti i 15 punti, merita il primo posto, merita tutto, è fuori discussione. Però devo dire una cosa, se il Napoli trovasse allenatori come D'Aversa tutte le domeniche sarebbe una cosa fantastica, farebbe risultato pieno fino all'ultima partita. Perché è vero che il Napoli ha giocato benissimo ed è in una forma splendida anche dal punto di vista atletico, oltre che mentale e fisico. Però se metti la difesa in linea e fai l'uno contro uno con Osimhen a centrocampo, cioè quando sbaglia il primo gol Osimhen lo tira addosso il portiere, mi ha fatto tanta tenerezza, era Yoshida se non sbaglio, mi ha fatto molta tenerezza. Ma come si fa a giocare così contro il Napoli che ha Osimhen? E come si fa a non accorgersi che quando scende Zielinski il Napoli a centrocampo fa quello che vuole perché ha un uomo in più? Sì, ma c'è da dire, Ciccio, se mi permetti, che il Napoli ha talmente tante soluzioni di gioco che in un modo o nell'altro ti frega quest'anno. Sì. Quindi, voglio dire, a me ha deluso molto di più quello dell'Udinese, per dirti, che ha giocato con 5 giocatori in linea per prendere la profondità a Osimhen e aveva un orientamento verso la palla lento, confuso, scoordinato, addirittura Insigne ha fatto gol attaccando lo spazio, ed è tutto dire. Guarda, ma non ci crederai. Alessandro, il Napoli ha vinto perché ha fatto 2 gol sul calcio piazzato come schema di gioco. Lì l'ha sbloccata e poi dopo è ovvio che ti devi scoprire. Ma il Napoli è stato bravo a fare sugli schemi, è andato 2-0, poi 3-0. Non ci crederai, Alessandro, ma sono d'accordo con te. Perché il Napoli, una delle qualità migliori del Napoli quest'anno è proprio la varietà di gioco d'attacco che ha. Cioè la squadra avversaria non sa da dove arriverà l'attacco. Mi fai aggiungere che Anguissà è un altro pezzo da 90, certo, che l'abbiamo nominato. Aspetta. Assolutamente. Volevo ricordarlo che è stata questa è la bravura che bisogna dare anche a chi l'ha cercato, chi l'ha trovato e chi lo ha ingaggiato, perché è stato un colpo sensazionale. E allora, sai che facciamo? Analizziamo reparto per reparto, partendo dall'attacco, poi ci arriviamo anche ad Anguissà per quanto riguarda il centrocampo, poi Micheli, la difesa. Vediamo appunto i numeri, ecco, anche le dichiarazioni di Victor Osimhen. Per me era importante partire bene e sono felice di poter fare gol per aiutare la squadra. Spalletti mi dà una grande mano e un onore per me poter lavorare con lui. Sento la sua fiducia e quella dei compagni. Alessandro. Direi che da sempre Osimhen ha la fiducia, anche perché se la merita, perché è un ragazzo che sta facendo dei progressi fenomenali, è un giocatore che le volte ti ricorda Weah, le volte ti ricorda Drogba, ma alla fine è Osimhen e Osimhen sarà uno che qua, come avevamo immaginato, secondo me lascerà un'impronta importante. Alessandro, però io dico che al di là delle parole che ha detto Osimhen, che sono tutte belle, che gli danno fiducia e tutto quanto, nello sviluppo del gioco del Napoli Osimhen è un finalizzatore meraviglioso, quindi vuol dire che arrivano davanti alla porta dove c'è Osimhen che poi fa gol, al di là della fiducia e quindi vuol dire che la squadra gioca con equilibrio e nella fase offensiva vede dove sta il ragazzo e poi dopo il ragazzo fa gol quasi sempre. Poi dopo i numeri di Osimhen intanto. Vai, quest'anno Massimo, rispetto all'anno scorso, innanzitutto i compagni sanno come, dove e quando cercarlo e lo cercano subito. Hanno fiducia in questo ragazzo che evidentemente dal punto di vista tecnico non è Ibrahimovic, per intenderci, no? Per paragonare a lui un giocatore di quella stazza, ma con dei piedi evidentemente molto diversi, né mai lo sarà secondo me. Sto fatto che poi a una certa età lui non è più un ragazzino, non è un sedicenne, diciassettenne, non so fino a che punto possa migliorare dal punto di vista tecnico con i piedi. Ieri si è mangiato un gol, è stato bravo il portiere della Sampdoria, poi un'altra circostanza forse poteva servire Lozano e un gol sprecato, però è uno proprio perché è un po' imprevedibile. Per i compagni non più, ma per gli avversari quasi sempre. Sicuramente sì. Intanto in una settimana 5 gol, 2 con l'Eister, 1 con l'Udinese e 2 gol con la Sampdoria. Intanto abbiamo in collegamento Stefan Zwock, che ha visto da vicino, e molto da vicino, perché ha commentato la partita di ieri. Stefan!
Ciao Claudia, ciao a tutti. Sei in compagnia, presentaci. Portato il commento tecnico, anche ciao Stefano. Questo signor, il signor Bisazza. Ok, ragazzi. Buonasera. Questo l'avvocato Marco e il padrone di casa, vedi che stiamo festeggiando la sciabola. Wow! Ci mancano solo i carabinieri. Wow, ecco, queste sono le serate di Stefan Svuoca. Manca solo Blob. Io, Stefan, ti devo ringraziare perché so che sei a cena a casa di amici. Ho detto, vabbè, ma ce lo fai un collegamento? Dice, Clara, non posso dirti no, quindi io ti ringrazio. Però sono contenta di avere tutti i tuoi amici. Sai perché sono venuti? Perché? Ho detto, vi faccio vedere una ragazza bellissima, e allora li ho convinti in mezzo secondo. Fai il bravo, fai il bravo piuttosto. Ma io invece ti faccio una domanda tecnica, ecco, ti dribblo un attimo e ti chiedo, da centroavanti a centroavanti, dove può arrivare Osimhen? Avete caratteristiche simili pure, pure tu eri così più o meno. Sì, c'avevo mezzo metro di gamba come lunghezza, però dai, le caratteristiche sono quelle. No, può arrivare lontano, molto lontano, perché guarda come mi trattano, guarda, ecco. Guarda. Vai, vai, brinda. Può arrivare brindiamo molto con lontano. Te, alla salute. Può arrivare molto a lontano. A cosa si brinda? Al Napoli oppure, insomma, i signori che tipo di fede? Al Vicenza, no, Vicenza ha cambiato allenatore. Allora, possiamo avere delle dichiarazioni in merito? Non c'entra niente, se no tutti i tifosi del Napoli. Ah, va bene, va bene. Va bene, allora, brindiamo anche noi insieme a voi, però noi proviamo molta invidia perché siamo nello studio televisivo, invece voi siete a casa comodamente a brindare, però ci fa piacere, sorridiamo con voi. Allora, non lo so, da centroavanti a centroavanti, la mia domanda. No, stavo dicendo, no, il Osimhen può andare molto lontano, un giocatore che è migliorato molto, che sta migliorando, un giocatore che crede molto di più nelle sue potenzialità rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ha avuto dei problemi grossi, il Covid, poi insomma tante altre cose. Quest'anno, oltre che essere migliorato lui, ha detto una cosa giusta prima Alessandro, è migliorato il Napoli nel capire come servirlo. Di questo è stato molto... L'artefice di tutto questo è merito di Spalletti, perché Spalletti è uno che ha curato Osimhen dal minimo particolare, il ritiro l'abbiamo visto, noi eravamo insieme, lo curava ogni giorno anche sotto l'aspetto tecnico, è logico che poi è cresciuta la stima in tutta la squadra, sono motivati, sanno che possono arrivare lontano, forse questo è l'anno dove il Napoli ci sta credendo di più e questo è merito dell'allenatore. Senti Stefan, in una dichiarazione Zola ha detto che Osimhen può diventare come Lukaku, secondo te è un azzardo? No, non è un azzardo, nel senso sono giocatori con caratteristiche diverse, Lukaku è più potente, Lukaku secondo me è più forte anche sul gioco aereo perché regge meglio l'urto, Osimhen è più veloce, Osimhen è uno che ti allunga la squadra in modo impressionante, la squadra avversaria... te l'allunga perché lui va in profondità e allarga lo spazio che c'è tra la linea difensiva e centrocampo, e lì non dimentichiamoci che sono giocatori come Politano e Insigne che tagliando in mezzo al campo con e senza palla creano problemi, ma questo il Napoli lo sta facendo molto bene. Ecco, io vorrei dire alla regia, che è sempre perfetta, di Canale 8, anzi ringrazio e saluto Salvatore Mondo e regia, che dovremmo scrivere in collegamento Stefan Svuok e i suoi amici, quindi vogliamo sentire parlare anche loro, in qualche modo. Ecco, fate qualche domanda, sono qua. E qual è quindi la fede calcistica? Non ho capito qual è. Non c'è. Non c'è? Ha detto Napoli, però è da verificare, insomma, con tutto il rispetto. La seconda battuta è Napoli. Cosa? In seconda battuta. È la prima? Battuta. In prima battuta, Vicenza. La prima battuta però. Però insomma da non lo so, appassionati di calcio, come vedete questo Napoli? Vi piace? Oddio. Allora, intanto è un fatto positivo che ci sia un'alternanza rispetto agli ultimi Vieni anni. Un po' più vicino alla telecamera, un po' più lontano dal bosco? Grazie. Guarda, mi allontano, ecco. Io faccio avvicinare il bomber. Non vorrei scalzare il bomber dal suo ruolo. L'avvocato. Vai, vorrei avvocato. Il bomber dal suo ruolo. Un po' più verso la tua sinistra. Beh, dove? Vieni dentro, dai. così. Perfetto. Intanto questi sono i fantastici collegamenti con Stefan Svuok, perché lui è proprio così. Vai, avvocato. No, dicevo che intanto il fatto positivo è che finalmente quest'anno, dopo 10 anni di dominio bianco-nero, ci sia un'alternanza. Oh. Non so come le pensiate. Eh beh, l'abbiamo visto, anzi mettetemi anche la classifica, dove è finita la Juventus. Massimo,
Giletti. Ti giro la domanda dell'avvocato. Se dice finalmente. No, finalmente se il campionato è aperto, effettivamente le sette sorelle ci sono. Sorprende che non ci sia la Juventus tra le sette sorelle. Diciamo che erano state annunciate. L'anno scorso l'ha vinto l'Inter, però, Massimo. L'anno scorso l'ha vinto l'Inter lo scudetto, non la Juventus, giusto per essere precisi. No, questo sì, però diciamo nel questo che è 9 anni più uno di Inter che inizia il suo ciclo, adesso vedremo, no? Va bene. Poi magari parleremo di questo. Ne riparleremo. Si può parlare di scudetto? L'ultima domanda che vi faccio, Stefano, dov'è finito? Con lo champagne è finito. Allora chiedo a voi, si può parlare di scudetto? Stefano, la domanda è: parlare di scudetto? Si può parlare di scudetto? No, troppo presto. No, 5 giorni. No, posso dirvi. Vai. Allora è presto, però si può parlare di scudetto. Visto una squadra veramente molto migliorata e veramente consapevole di quello che può fare. E poi, ripeto, hanno acquistato un giocatore, secondo me, che sposta gli equilibri in modo determinato che anni sa. Ieri ho visto un giocatore stratosferico, non ha perso un pallone, non ha fatto un errore, l'unico errore che ha fatto è il tiro alto sulla traversa, però il Napoli quest'anno come non mai può vincere lo scudetto. Bene, grazie Stefano, grazie ai tuoi amici per questo collegamento, buona cena e buon proseguimento. Se possiamo, sì? Ci associamo all'auspicio di Stefano, nel senso che, sarebbe bello che ci fosse un'alternanza rispetto al cliché solito Juve e Inter Milan ogni tanto, insomma. Posso fare una domanda proprio veloce? Vabbè, io c'avevo una domanda. Vai. A quante bottiglie siete? Io per restare in tema, l'altro amico di Stefano che non ha parlato, volevo chiedere appunto il tasso alcolemico di questo collegamento, ce lo puoi rivelare, oramai siamo in conclusione. Il tasso alcolemico è altissimo, infatti mi trovo a dire che tifo per il Napoli quando in realtà io sono juventino. Siamo arrivati a Juve, possiamo chiudere il collegamento, possiamo chiudere questo collegamento fantastico. Scherzo, Claudia. Vai, Stef. Che a fianco alla telecamera c'è Lara. Ah, salutamela allora. Per favore, non voglio sapere pronostici da Lara. Grazie. Ciao a tutti. È fantastico. Stefan Svuok, lui è proprio così nella vita ed è bello perché riesce in qualche modo a portare allegria anche a noi in televisione, ecco, con questi collegamenti simpatici. Detto questo, vogliamo vedere i numeri dell'attacco del Napoli in generale. Abbiamo visto un grande Osimhen, guardiamo questa grafica. Gennaro, allora, numeri fantastici. Allora, abbiamo titolato Napoli Forza 10 perché è la seconda squadra ad aver mandato in Serie A in questo momento più calciatori in rete. Ieri si è aggiunto anche Piotr Zielinski, quindi sono arrivati a 10 marcatori in Serie A. Solo l'Inter ha fatto meglio, ne ha 11, poi tutte le altre sette sorelle, come le chiamava anche Massimo, sono praticamente tutte staccate. È anche il polso della situazione in questo momento in casa Napoli, di una squadra che riesce a trovare il gol con molta facilità, ma anche a non subire gol da 260 minuti, ed è il dato più largo in questo momento in Serie A. Quindi grande proposizione in attacco, ma anche grande equilibrio che poi Spalletti ha trovato a centrocampo, appunto con l'acquisto di Anguissa. Massimo. No, questo secondo me è un dato importantissimo. Sono tutti coinvolti, stanno tutti bene fisicamente, adesso speriamo anche gli ultimi, diciamo quelli che hanno subito infortuni, recuperato Zielinski, il prossimo sarà Demme, a ruota anche Meretta ancora prima di lui, poi il prossimo speriamo anche molto presto il centravanti, perché uno lì davanti poi ci servirà, cioè l'aiuto di Dries Mertens in questa stagione secondo me sarà fondamentale, allorquando sappiamo che il Napoli perderà giocatore di cui stavo parlando, certo. Il più prolifico finora, Osimhen, per almeno una ventina di giorni, e quello sarà un momento cruciale alla stagione, anche posso dire una cosa. Se le sfide con le milanesi non capitano, anzi certamente in quel periodo. Ho il calendario pronto della Coppa d'Africa io, proprio per smentirvi su tutta la linea. Ciccio. Massimo involontariamente ha detto una cosa molto... ogni tanto, ho capito. Massimo, ogni tanto dillo che dici delle cose. No, cioè, scherzo, posso scherzare con Massimo. Ma non tanto. No, perché... uno dei dati importanti, perché noi parliamo dell'attacco, hanno segnato in 8 con giocatori d'attacco, diciamo,
ed è importante, però molto più importante secondo me è che il Napoli lascia poche occasioni all'avversario, pochissime occasioni, e andando così la media porterebbe il Napoli a prendere meno di 20 gol alla fine del campionato, che è un dato fondamentale se vuoi puntare veramente. Questi sono numeri, questi Nando, nelle statistiche, questo secondo me è uno dei numeri più importanti, nel senso che molti non contano, tipo il possesso palla, tipo i chilometri percorsi, però questo ti fa vedere lo sviluppo del, cioè che cosa Spalletti può aver dato alla squadra, nel senso che non si punta su un giocatore solo, no, ma si va su una collettività, e quindi quando tu mandi in gol 10 giocatori vuol dire che hai dato alla squadra la responsabilità che tutti possono fare qualcosa di importante. Poi l'abbiamo visto anche contro l'Udinese, quando tu fai due gol sul calcio piazzato vuol dire che c'è anche un lavoro settimanale certosino su certe situazioni, e che, ma la cosa importante, lo sai qual è, che la squadra apprende, perché? Perché vuole farle certe cose, perché l'anno scorso secondo me ancora ce l'hanno qua tutti quanti il fatto di non essere andati in Champions, ma non è per Gattuso contro, assolutamente no, perché non ci sono andati, meritavano di andare a fare la Champions League, e invece quest'anno che sono rimasti secondo me hanno uno stimolo in più per poterci andare, per poterlo fare. Nando, intanto ti abbiamo proposto anche i numeri della difesa, visto che ne parlavamo, grazie alla regia. Due gol subiti fin qui, quello contro la Juve, appunto, che è l'ultimo subito, e anche contro il Genoa nella trasferta, nella prima trasferta di Genoa. 3 volte su 6 la porta è rimasta inviolata, 260 minuti senza prendere gol, 15 parate tra Meret e Ospina che si sono alternati fin qui, già 3 gol segnati, perché poi Koulibaly ne ha segnati 2, uno a Mirramani, e 3 assist forniti, perché tra Koulibaly e Mario Rui appunto hanno fornito già 3 assist ai compagni. Si può parlare di scudetto e presto oppure no? Lo inseriamo come sondaggio anche su Facebook, sulla pagina di Giochiamo d'Anticipo. Però abbiamo una telefonata di un nostro tifoso. Mario, buonasera. Pronto, Anna. Buonasera. Buonasera, sono Mario da Roma. Mario. Mario, io sono un grandissimo mentalista, io credo che quest'anno noi napoletani, Napoli, perché sono a Napoli, posso anche a Roma, sì, io faccio il mago, sono un illusionista, sì, mi diverto molto a fare le donne in due, queste cose del genere. Ok, allora, lei è un mago, un illusionista. Ok, dal cilindro, allora, quest'anno cosa tirerà fuori il Napoli? Io voglio dire che il Napoli quest'anno sta giocando molto forte e ha molto coraggio. Sì. Perché il Napoli di quest'anno, se ti dico una cosa, scusa se parlo 5 minuti, è cosa che le dico in faccia, a Spalletti è cambiato mentalità il Napoli. Perché la Juventus, l'Inter e un Milan non devono fare molti buffoni, perché il Napoli se gioca come sta così, fa vedere che quest'anno il Napoli farà molte cose. Poi devo dire una cosa, senza offendere Napoli, che una l'amo fino per tutta la vita, il Napoli si prende un altro acquista, farà un grandissimo campionato. Bene. Anna, qualche volta ti vorrei come assistente, dove tagliavi in due. Se prende un altro acquisto, credo. Ah, se fa un altro acquisto. Bene, Mario, grazie del suo intervento. Allora, Mario, tra diciamo le tante cose, quella che sono riuscita a carpire è anche, ha parlato di mentalità, una mentalità vincente. Giuseppe. È quella che arriva a casa sul divano o allo stadio per i tifosi che vanno allo stadio. Io ho visto il Napoli nelle prime 5 puntate, le prime 5 di campionato. Sta a 15 punti, gioca bene, diverte, la sensazione, le farfalline allo stomaco io da ieri le ho avute per la prima volta, quindi perché non parlare di scudetto? Però quante volte abbiamo parlato di mentalità vincente, di una squadra che non ha questa cazzima, invece quest'anno sembra che in qualche modo Spalletti abbia portato questa mentalità. Ciccio? È una squadra che si diverte. Questa, questo penso che sia fondamentale. È una squadra. Si diverte, che, però è molto lucida. È molto... molto lucida, ma è una squadra che ha più soluzioni. Perché è vero che cerca subito il gioco in verticale, però non lo cerca con ossessione, perché è capace anche di giocare e poi di cercare il passaggio in verticale. Non è soltanto palla Osimhen e fai quello che cerchi di fare. No, è una squadra che gioca. Quindi questa è una squadra che sa usare, che si prende anche qualche rischio, che è coraggiosa, come diceva il nostro amico a telefono, e io credo che abbia il diritto
come tutta la gente di Napoli, non di dire si vincerà lo scudetto, ma questa volta il Napoli sarà là per giocarselo lo scudetto. Esatto. Allora, a proposito di... Francesco al telefono, diamo un attimo precedenza a Massimo, poi vengo subito da te. Francesco! Buonasera a voi, un abbraccio a tutti nello studio. Allora, quest'anno la differenza qual è secondo me? Quello che ho visto io queste prime 5-6 partite, compresa diciamo la Coppa UEFA, ok? La vecchia Coppa UEFA. Qual allora, è la differenza? È cambiata la mentalità di questa squadra. L'allenatore ha portato una mentalità vincente, ha fatto capire a questi calciatori che sono forti. Poi si può vincere come non si potrà vincere, però il Napoli ci sarà fino alla fine. Per quanto riguarda la partita... Quindi la consapevolezza dei propri mezzi. Esatto, e quando riguarda la partita con il Cagliari è la svolta. Vi spiego il perché. Il Cagliari verrà a Napoli col signor Mazzarri a fare la classica partita di contenimento. Contenimento e controvide. Visto che domenica ci saranno anche degli scontri diretti, il Napoli se riuscirà ad approfittarne, io credo che questa squadra possa arrivare veramente lontano quest'anno. Un abbraccio a voi. Grazie Francesco. Grazie per aver fatto questa trasmissione. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Io Massimo. Sono d'accordo con Francesco e ripensavo alle diverse volte già dal ritiro, ma anche dopo le prime partite, in cui Spalletti, parlando all'esterno, parlando ai cronisti, mandava dei chiari messaggi ai propri giocatori, quando diceva no, questa squadra è forte, a me vanno bene i giocatori che ho, siamo all'altezza, siamo nel gruppo che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Cioè Spalletti ci ha sorpreso un po' tutti, non adesso dopo 2-4-0 in trasferta, ma dopo le prime partite vinte, anche un po' a fatica, con vari episodi eccetera, aveva esternato la voglia di questo gruppo, di questa squadra e sua personale di dire la propria sul capitolo scudetto fino alla fine, sorprendendo un po' tutti. Qualcuno ha detto no, ma forse sta esagerando, ha fatto il passo più lungo, no? Si è gravato di un peso che poi dopo dovrà pagare. Invece no, era un messaggio ai suoi calciatori che adesso ci credono, si divertono, come diceva Claudia, sono concentrati perché sanno di poter centrare un obiettivo. Poi allora, tante cose possono succedere, però. Allora, intanto ho avuto l'impressione che Spalletti se l'è studiata molto bene questa squadra, già forse da gennaio. Scusa la battuta. Ma questa è una certezza, attenzione, questa è una certezza, perché è stato chiamato da De Laurentiis comunque, già dopo la sconfitta. Comunque io l'ho azzardato per una serie di cose che sto vedendo in campo, perché quello che conta poi è il campo e come i giocatori si esprimono, e direi che ho visto un allenatore che ha voluto confermare anche altri giocatori con caratteristiche diverse proprio per avere più armi a disposizione per poter risolvere le eventuali partite con le eventuali problematiche che ci potranno essere. A tal punto, nel vedere, oltre che lui ha perfezionato la squadra togliendo quella pessima abitudine che aveva Rino di giocare sempre la palla dietro, che a me, anche a me lo criticavo molto per questo, e velocemente cerca il verticale perché ha punte molto veloci quando poi c'è Osimè, oppure anche Lozano stesso andare, quando viene aggredito alto, a cercarsi gli spazi subito là davanti, con un gioco semplice fai gol. Ma quello che ho notato è che lui ha studiato attentamente le caratteristiche di ogni giocatore, li ha posizionati perfettamente in campo per quelle che sono le loro caratteristiche e ognuno di loro individualmente sa quello che deve fare. Anche quando entra Petagna, ho visto un paio di situazioni. A me è rimasto impresso questo, perché a Di Mauro e a Castel di Sangro lui entrava proprio in campo e faceva vedere i movimenti ai singoli, cioè ha lavorato in maniera meticolosa sui singoli. E si vede sul campo. Però, io dico, quello che ha detto Alessandro è giusto, però... Questa è una squadra che deve giocare in verticale, perché c'ha giocatori che sono tutti verticali, perché vai a vedere Insigne, vai a vedere Lozano, vai a vedere lo stesso Zielinski. Scusa, perché l'anno scorso non lo facevano allora? O lo facevano raramente? Perché Gattuso era un allenatore che prediligeva col 4-3-3 il possesso palle e la partenza da lontano. Con Osimhen la squadra aveva cambiato assetto Massimo, tattico e poi l'obiettivo era servire Osimhen, solo che non gli arrivava. Mentre con Gattuso, tu devi, non ci credevano. Con Gattuso, come ha detto Alessandro, si partiva da dietro. Con Spalletti è diverso. Con Spalletti c'è una transizione diversa, recupero palla, forse un po' più basso, però poi dopo, nel momento che si recupera, gli esterni Osimhen danno la profondità, quindi ha sfruttato quelle che sono... più tattica che mentale, assolutamente, sì, un aspetto in campo, posso, vai, perché è un dettaglio,
che questa squadra, quando poi deve gestire il risultato, abbassa i ritmi, tiene il possesso palla con una tecnica formidabile. Questa però l'avevamo vista anche l'anno scorso, perché i giocatori sono giocatori importanti. È questo che voglio dire. Però voglio dire a Nando che, come avevamo detto all'inizio, questa è una squadra che ti buca in tutte le maniere. Ti buca con i triangoli, ti buca con la palla in profondità, ti buca con idee di gioco importanti, perché i giocatori sono importanti. E un allenatore esperto che sta sfruttando tutto questo. Marolda. Secondo me c'è anche un altro aspetto che è generale. Cioè, stiamo passando da una fase di allenatori gestori, no? E Spalletti ha dovuto gestire cose, insomma, poco piacevoli anche sia a Roma che a Milano, con l'Inter. Certo. Invece siamo tornati a una fase dell'allenatore di campo. Ecco, Spalletti è un allenatore che sta lavorando molto sul campo, anche perché non ha problemi con questa squadra, non ha da gestire problemi o dissidi o cose del genere. C'è un perfetto accordo e questo gli permette di essere allenatore di campo, e si vede con il gioco e con la preparazione. No, posso dire una cosa che poi dopo... La fortuna di questi risultati, meritatissimi, è che coprono certe cose che noi avremmo detto se le cose non fossero andate bene. Insigne a un anno dalla scadenza oppure ha rinnovato? No. No, non ancora. Certo. Ragazzi, non se ne parla più, vai. Fortunatamente, però... Speriamo che stiano parlando loro, anche no, se io va bene, non no, so voi, no, lo sai che lo vedo dico, un po' con atteggiamento in campo, benissimo, io sai anche che dire, benissimo Massimo, Insigne, che, come sempre. Che bisogna però... anche lodare come un giocatore come Insigne, a un anno dalla scadenza, tutti potevano pensare, mo' sta un anno, e invece sta giocando come se avesse 5 anni di contratto, quindi senso di appartenenza, attaccamento alla maglia, e io sottolineo questo fatto qua. L'anno scorso questa squadra è stata ancora bruciata dal fatto di andare in Champions League. Secondo me vogliono anche riscattarsi per quello che non hanno fatto l'anno scorso. E hanno trovato in questo momento l'allenatore adatto, perché erano 2 anni che stava fuori. Un riscatto voleva Spalletti con una squadra importante, non ha voluto cambiare nessun giocatore, e forse è stata questa la fortuna. Poi dopo sarà ancora troppo presto, però i presupposti ci sono. Massimo, parentesi, Insigne, abbiamo visto sul campo sotto gli occhi di tutti, strepitoso, però tu pensi che abbia qualche problema per quanto riguarda il contratto? Lo vedo, non lo vedi sereno? Lo vedo un po', magari forse anche un po' stanco mentalmente, insomma, l'europeo eccetera, però lo vedo un po' meno gioioso del solito, insomma, del ragazzo, diciamo, che conosciamo. No, Ciccio, ti risulta qualcosa? Io non lo so, mi diverte immaginare il discorso che vorrebbe fare De Laurentiis. Cioè? Dobbiamo fare una telefonata di De Laurentiis al procuratore di Insigne? Quello che piacerebbe dire a De Laurentiis è dire: Lore, sediamoci qua, i procuratori non c'entrano, lasciamo tutti fuori i procuratori, i miei dirigenti, e parliamo di te, e vedi che ci mettiamo d'accordo. E poi permettimi di dire che Insigne è anche tifoso di questa squadra. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Certo. E si vede, quindi io questa problematica che lui con la testa... Lui per me ha un sogno, e mi auguro che quest'anno lo possa realizzare, perché secondo me se lo merita anche, perché è veramente un grande giocatore, un ragazzo molto serio. E quella mentalità vincente che stiamo vedendo in squadra l'ha comunque ereditata dagli europei. Ah, evidentemente sì, quella è una consacrazione, insomma, immaginate uno come... Certo. La qualità di Insigne che... Coppa Italia, per carità, sono rispettabilissime, però chiudeva la carriera magari senza vincere qualcosa di importante. Secondo me se l'è meritata, e speriamo che ci aggiunga qualcos'altro nel suo personale come dire, la mensola dei bacheca sua personale. Però tornando a un parallelo con il passato e a una stagione capitata non troppo tempo fa, 17-18, quella dei 91 punti, per intenderci, qui il Napoli è stato soffiato, diciamo, uno scudetto, poi ognuno può avere il punto di vista che vuole. Il Napoli partì a bomba con 8 vittorie consecutive, ma anche in quella stagione, anzi in quella stagione, si creò qualcosa di particolare tra l'allenatore, un po' come qualcosa di cui stiamo discutendo stasera sul Napoli attuale di Spalletti. Un'alchimia strana. La differenza, giocatori, Massimo, posso permettermi, è che quel Napoli era cresciuto 2 anni, si era visto già granché con Sarri, questo invece è neonato.
Questo, sì. Questo è vero. Non sarei proprio d'accordo. Neonato è un dato importante. Con una nuova guida. Perché hai dei giocatori importanti che hanno dimostrato il loro valore. Neonato vuol dire che cambi 6-7 giocatori. Questi sono gli stessi. No, dicevo come guida tecnica. Invece, scusa, mi permette per dire che non abbiamo mai detto una volta un elogio a questa società, bisogna farlo. Perché quest'anno, quando bisogna farlo, bisogna farlo. Cioè, quest'anno si era partito con i presupposti che erano tutti in vendita, tant'è che ogni tanto io sui social lanciavo guai se va via Koulibaly, guai se va via Fabio Ruiz, guai, però sembravano tutti in vendita, alla fine li hanno tenuti tutti, mentre le altre, tipo l'Inter, si è tolto anche una richiesta due pezzi di una... No, secondo me Spalletti segue Renica sui social. No, Spalletti ha detto se mi vendete Koulibaly io mi incateno, questo me lo ricordo benissimo. Ma non è stato l'unico allenatore a dire. Ma chi è che non capisce che c'è una spina dorsale che se la vai a toccare questo Napoli si ridimensiona? Sapete chi è da scudetto? Non sgranare gli occhi. Chi è? La Sarge in finanziamenti. Giuseppe. Sono tantissimi anni che investiamo nell'accontentare tutti i napoletani e non che ci richiedono i loro finanziamenti. Infatti per qualsiasi causa, per qualsiasi motivazione, quindi ristrutturazione casa, ristrutturazione del bagno, il vecchio conto del dentista, l'acquisto di una nuova auto, insomma per qualsiasi motivazione puoi andare direttamente sul nostro sito internet sagifin.it o telefonare allo 081 28 50 23. L'offerta è quella del bello del calcio di lunedì. Quindi un'offerta di 14.000 euro con una rata di 142 euro al mese. Veramente una rata piccolissima e puoi approfittarne perché sono prestiti in convenzione. Significa che la rata del tuo prestito la pagherai direttamente, la paga la tua amministrazione con il tuo stipendio. Quindi non incapperai mai nell'essere cattivo pagatore e quindi ti precludi la strada del credito verso le banche. Fidati di una società che esiste da 22 anni, personalmente ho inventato il marchio Sagifin e sempre di più, qualche novità arriva anche per quest'anno, la famiglia cresce, crescono le nuove opportunità di prodotto e siamo ancora più vicini a voi tifosi napoletani e anche agli altri. Grazie Giuseppe Saginario, la Sagifin, finanziamenti che anno dopo anno vola sempre di più. Intanto ci trasferiamo da Napoli, perché stiamo parlando del Napoli, ci trasferiamo dall'altra parte del mondo, ovvero a Miami, in Florida, dove ci sono tantissimi tifosi del Napoli che gioiscono insieme a questa squadra, in qualche modo si sentono qui nella nostra terra. Giovanni della Leggenda, una pizzeria molto rinomata di Miami, ma buonasera per noi, buon pomeriggio per voi. Buonasera, ma ci vediamo? Ah, okay. Perfettamente, siete in onda, live, sui canali, sul canale 8. Qua la Leggenda pizzeria Miami Beach, se venite a mangiare senza pizzeria. È vero, io tra l'altro... Ci sono stata e devo dire che è così. Allora però, fermi tutti Giovanni, perché ho da chiederti un po' di cose. Il Napoli sta volando, la classifica è in vetta alla classifica. Voi come state vivendo questo momento del Napoli a Miami? No, a noi ci prendono per pazzi perché non capiscono perché noi strilliamo continuamente durante il lavoro, perché solitamente alle 3, mezzogiorno siamo busy e la gente dice ma che strillano questi? da capire, perché ci ama fa capire queste cose, però sono tanti latini che seguono il calcio italiano e sanno, grazie a Maradona, conoscono il Napoli e noi ci facciamo sentire. Saluto il presidente, che non è il presidente del Napoli, non il presidente del Napoli, presidente del Club Napoli in Miami, che non è potuto venire per lavoro, tanti ragazzi non sono potuti venire. Faccio io le loro. Le veci. Senti, ma state tutti nella tua pizzeria? Cioè la tua pizzeria è così, dietro alle spalle, sì, alle tue spalle ci sono le magliette del Napoli. Ma tutte firmate, Maradona, Mertens, Careca, tutta la squadra, ci stanno un po' di tutto. Poi se vogliono mandare altre magliette, noi stiamo... In qualche modo, quindi state vivendo questo momento insomma simpatico, goliardico, però ve la faccio anche a voi la domanda. Si può parlare di scudetto? Si può parlare di scudetto secondo te dopo la quinta di campionato? Già facci più, ma quando è che c'ho la scudetto? Chi vuole fare qualche domanda? Quanti Nando, tu sei stato lì? Sì, lì sono stato. Okay. Sono stato a Miami. Nando Orsi, ciao, Giovanni. Ciao.
Vi aspetto. Quanti siete tifosi del Napoli lì dalle vostre parti, a Miami lì? Quant'è il club? Dico, il club, quante persone ci sono? Saranno più di 100-150, perché il presidente Pietro Murei però non è potuto venire. Io faccio tutto nella mia pizzeria. Ma scusa, tutte le partite, siete 150 ogni partita a vedere? No. Nella mia pizzeria solo i clienti e gli amici che vengono saremo 30, 40, 20, dipende. Ieri stavamo una ventina. Voglio dire, viene un cliente che non se ne importa nulla del Napoli, della squadra. Voi state guardando la partita, cioè al gol si ferma tutta la pizzeria? No, o date precedenza ai clienti? Loro amano questo modo di fare nostro, il casino, loro amano il napoletano, quella è la verità. Siete fantastici. Massimo D'Alessandro, per te, aspetta. Ciao Giovanni, saluti a tutti. Due domande rapidissime. Innanzitutto gli americani ti chiedono pizze strane tipo con l'ananas, col ketchup, queste robe qua. E ti chiedo, se dovesse arrivare da te, visto che sta spesso negli States De Laurentiis, il presidente, che gli chiederesti? Ma presidente, Joe Stress di tutti i napoletani, non ce ne credi, bravo presidente. Ci devo dire, purtroppo io vorrei pure io che spende tanti soldi, però alla fine io capisco che c'è un'azienda anche io e non è proprio così. Filosofia. Forza Napoli sempre, presidente, stai facendo un buon lavoro e proprio quest'anno sta facendo vedere che la stessa squadra è cambiata tanto, quindi non è il presidente, è qualche altro problema, non lo so. Alessandro, vuoi salutare i nostri amici tifosi del Napoli e napoletani che vivono a Miami? Ma sapete come si chiamano gli abitanti di Miami? Nando? I maiemesi. Vai, Ale. No, io devo dire che anche nei miei giri in America ho trovato napoletani dappertutto, New York, Las Vegas, Miami mi manca e voi chiederti se la pizza la fai buona come qua a Napoli, che è fantastica. Vedi, è mezzo. Penso di sì. Io sono la leggenda, non sono la pizza. No! Lui è Giovanni la leggenda. Senti, ma quando ti trovi sei invitato. Grazie. Ecco, se dovessi paragonare questo Napoli ad una tua pizza, che pizza sarebbe? La margherita, ha una grande margherita, perché per la pizza napoletana la margherita è che conta. Ecco qui. Vabbè. E allora, io ti ringrazio, però salutiamo anche gli altri amici, chiediamo i nomi delle persone che però sono dietro di me. Io voglio sapere la pizza più strana che ha fatto, non ti ha risposto. Michele, Enzo, Loredana, Melania... Mia moglie, va, questa è mia moglie. Che bella, che bella non moglie. Ma è napoletana oppure? È napoletana? Sì. Moglie vuoi dei paesi tuoi. Anda bella. Senti Giovanni, però Nando ti aveva fatto una domanda, cioè la pizza più stramba, quella più particolare che ti hanno chiesto, qual è? Vabbè, ti ho detto, a me vengono e chiedono pollo, ananas, ma io queste cose non ce l'ho da nessuna parte. Deve essere buona la pizza con l'ananas, Il pollo, poi il pollo. Non ce l'ho da nessuna parte. Bravo, tieni, diciamo, forte le tradizioni napoletane. Poi ti dico una cosa. Vai. Ogni volta che Napoli segna, sui tavolini arrivano i bomboloni sempre più alti. Infatti, per esempio, io mi sono trovato in un'occasione che è venuta Shakira e Piqué durante una partita e noi tutti a saltare, a fare casino e loro a mangiare insieme a noi. E ho detto, oh Piqué, mo ti devi stare a calma perché qua arriva tutta l'Italia. Piqué. È dovuto andare via perché si è riempita la pizzeria e Shakira e Piqué. Mi dispiace, venite un altro giorno perché stanno via. Giovanni, sei fantastico, io ti ringrazio, ma ci collegheremo altre volte, quindi ringrazio. Forza Napoli, però. Vai. Forza Napoli. Grazie Giovanni. Grazie anche ai tecnici che ha scomodato Giovanni per questo collegamento. Sempre Forza Napoli. Abbiamo certificato che DAZN negli Stati Uniti va. Funziona bene. A Napoli. Allora, detto tutto questo, ancora li vedo in collegamento. Ecco il tecnico, stanno salutando perché vedo dal monitor qui all'interno dello studio che ci sta salutando anche il tecnico che si è collegato.
cambiato, grazie a lui si sono collegati da Miami. Detto questo, abbiamo l'MVP del nostro pubblico, perché sull'app del Bello del Calcio si vota sempre il migliore in campo, quindi i tifosi hanno la possibilità di votare grazie all'app del Bello del Calcio. E ieri sera sono corsi tantissimi a votare, questo è un altro dato, lo vedremo dopo. Ieri sera sono corsi tantissimi a votare l'MVP, ovviamente c'era grande entusiasmo per la vittoria, e il dato particolare è che Anguissani ha giocato 4 di partite, su queste 4 due volte è risultato lui il migliore in campo per i tifosi, nonostante grandi prestazioni, perché poi grandi prestazioni con la Juve, grandi prestazioni di Osimhen ieri che ha segnato una doppietta, eppure Anguissà ha vinto non di poco, con il 54% delle preferenze, Massimo. Fantastico. No, è davvero sorprendente, come dire, ribadiamo innanzitutto i complimenti al Napoli per aver individuato questo calciatore, ma credo che questo fosse il minimo, anzi il Napoli lo segue questo giocatore già da qualche stagione, il punto è che è riuscito a prenderlo senza budget praticamente, con una possibilità di riscattarlo, una cifra francamente abbastanza abbordabile, 15 milioni per me vale francamente di più, e pagare metà dell'ingaggio. E allora apriamo questa parentesi su Anguissà e lo facciamo attraverso la nostra clip realizzata da Gennaro Arpaia. È arrivato di tutta corsa dall'Inghilterra, le visite mediche e la firma, poi un viaggio per la nazionale in Camerun, e si è ritrovato subito protagonista a sorpresa. Frank Anguissà, forse, Napoli nemmeno l'ha ancora vista, la immagina, la scruta a distanza, la percepisce dai tifosi, ma da quando è arrivato in città ha dovuto portare subito sulle spalle il peso del centrocampo azzurro. Le poche pedine a disposizione l'hanno reso necessario, la sua al servizio di Spalletti, che uno come Frank se lo aspettava da inizio estate. I rientri ormai prossimi di Dem e Lobotka gli faranno tirare un po' il fiato, ma siamo sicuri che questo Napoli possa fare a meno di Anguissà? Allora, questo Napoli con Anguissà, che grande valore aggiunto, Nando Orsi, e poi dopo c'è una domanda da parte di Giuseppe, non so se era su questo tema. Non su Anguissà. Ok, allora subito dopo. No, te l'aggiungo io un dato, perché comunque Lobotka si allena ancora a parte in questi giorni, ma rientrerà tra qualche giorno, Demme sta per rientrare, quindi il centrocampo ritrova i numeri. Cioè il Napoli deve fare a meno di Anguissà, nel senso che, no, nel senso che non puoi avere un giocatore del quale sei schiavo. Anguissà dipendente. Esatto, no. Quindi mi sembra che il Napoli lì in mezzo al campo abbia però anche è giocatori. Indipendente. Beh, forse sì, però sai, lì dietro c'è Mertens, se Mertens ritorna, però io penso che Osimhen sia Napoli sia più dipendente. No, ma hai ragione, il Napoli perché con Osimhen ha trovato un punto di riferimento che secondo me in questo momento non ne puoi fare a meno. Di Anguissà sta facendo bene, però deve avere anche l'alternativa, perché non è che può giocare domenica, mercoledì, domenica sempre ad avere però questo tipo di prestazioni. Io vai, Ciccio. Vedo un'analogia, qua Renica me lo può confermare. Il Napoli degli scudetti, no? Alza un po' della voce. Il Ciccio. Napoli degli scudetti aveva un problemino a centrocampo. Arrivò Ciccio Romano e diede ordine a quel centrocampo, diede forza a quel centrocampo. Il Napoli con Anguissà ha rimesso ordine al centrocampo e ha dato forza. Gli ha dato fisicità. Quindi un'analogia con. Sai come stanno il adesso scudetto, i tifosi del Napoli? Cioè, con le orecchie così ad ascoltarti, perché no, è un'analogia non so, ti fa sognare. Non so se Alessandro è d'accordo. Sono d'accordo anche nel ribadire un discorso che ho fatto altre volte, ma non è stato recepito, che quando la qualità c'è, non c'è bisogno di andare in campo e fare gli schemi. Scusate, questa è la riprova, perché Anguissà è arrivato senza aver fatto né preparazione né niente. È uno che stata sapeva buttato così in no, campo. Sa già, sembrava che hanno da una vita con il Napoli, certo. Perché hanno un bagaglio di esperienze di campo, di situazioni, che non hanno bisogno di un allenatore che gli dica vai di qua, vai di là. Poi è chiaro, deve essere inserito in un contesto tecnico dove ci sono dei movimenti, dove c'è tanto smarcamento e c'è un'idea di gioco ben precisa di tenere la palla bassa il più possibile, qualche volta verticalizzare, ma questa è la riprova che la qualità di un giocatore di un certo livello, se arriva in queste condizioni fisiche oltretutto strepitose, perché è vero quello che dice Nando, questo non regge, ma queste 4 partite le ha fatte senza un minimo di calo. Io non penserei mai di cambiarlo, perché se questo va avanti così è una roba devastante. Quindi voglio dire. No, ma anche perché sono complementari, perché Fabian è un giocatore che c'ha un tempo in più per dare la palla.
e lui gli sta sempre in copertura. Anche due. Quindi Fabian può fare quello che vuole. Nelle ultime partite mi sembra ha fatto gol con la Samp, non ha fatto più un altro gol. Ha fatto con la seconda giornata. Ha giocato tantissimi palloni. Quindi vuol dire che Anghissà ti dà anche la possibilità e dà una sicurezza a Fabian di poter fare... Cioè, quando c'erano i due centrocampisti tecnici, c'erano Fabian oppure Zelischi, ti ricordi quante volte qualche problema l'avevano per di palla? E invece questo qua, secondo me, questo ragazzo è anche intelligente tatticamente di pensare vicino a un giocatore che ogni tanto va, non lo trovi, lui rimane... Sai cos'è, Nando? Posso dire, l'alternanza fra lui e Fabian Ruiz fra il preo e il basso, a secondo di quando vengono pressati, e oltretutto, secondo me, Anguissà è una mezzala, cioè proprio il suo ruolo, perché qualche volta per... Lo vedi che va in area? Va, no, lui parte e ha forza, tecnica, fisicità, tutto quello che vuoi. Allo stesso tempo, quando Fabian viene, che si sta sacrificando come player basso per dare dei tempi alle volte alla squadra, quando Fabian viene pressato, lui si abbassa e l'altro si alza. Cioè, scusate, ma allora su Fabian, giocatore che francamente quest'anno è iniziato veramente alla grandissima... si sta giovando della presenza di Anguissà oppure nel frattempo è cresciuto? No, perché ricordiamo che soprattutto nel ruolo di lei, noi, cioè non qualcuno, noi lo abbiamo criticato tantissime volte. Max, ma guarda che i giocatori, cioè il calcio è collettività e uno può dipendere dall'altro, deve dipendere dall'altro, sì. Perché non sei Cristiano Ronaldo, sei Fabian Ruiz, sei... Quindi il tuo giocar bene vuol dire che qualcuno sta facendo qualcosa per coprire quello che tu... Si dice essere complementari. Complementari. No? Allora ci sono... Esattamente. C'è una coppia. Perché l'anno scorso, ti ricordi, Massimo? È una coppia, secondo me è una coppia. In effetti, la staticità di Bakayoko, che è un giocatore che magari tecnicamente è abbastanza bravo, però a proporsi a qualche lacuna, dava un po' fastidio, perché anche Fabian non è uno che continua a proporsi, mentre... Questo qua, quello che ho visto, questo va sempre. Ora, va sempre. Credo che sia molto più libero di mente Fabian Ruiz. Capito? Sia più sicuro di sé. Questo gliela dà la sicurezza, gliela dà anche. Quando anche rientrerà Demme, come giocherà la squadra? Però prima, pensateci, mi collego con Alfredo al telefono. Alfredo? Sì, ecco, mi sentite. Buonasera, prego. Intanto, complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Grazie. Allora, due cose da dirvi. Allora, la prima è, nonostante anch'io in questo momento ovviamente sia entusiasta di vedere il Napoli, in queste prime cinque giornate si vede la mano, direi, decisiva di Spalletti, però vorrei non illudermi troppo, perché non è la prima volta che il Napoli parte così bene, soprattutto anche Spalletti, se non mi sbaglio 3 anni fa con l'Inter partì così bene e poi ci fu una fase di calo che generalmente Spalletti affronta sempre, quindi secondo me quest'anno, che sarà un campionato che secondo me si deciderà proprio negli scontri diretti, e quindi parlo di in questo momento Inter e Milan, perché la Juve che abbiamo affrontato ora non era tale, secondo me appunto sarà decisivo quel momento in cui, e capire, come ha detto anche Ciccio Marolda, quando affronteremo squadre diverse che si affrontano in una maniera diversa, perché contro queste squadre qui andiamo a nozze indubbiamente. La seconda cosa e sul mercato, nel senso che secondo me abbiamo fatto un mercato in uscita perfetto, ovviamente, e un grande acquisto come Anguissà, però a mio avviso è mancata la ciliegina sulla torta che davvero ci avrebbe potuto far vincere quest'anno, che è Emerson Palmieri, che voleva anche Spalletti, in quanto Mario Rui sarebbe un'ottima riserva, ma non è un giocatore da scudetto, in quanto è l'unico punto debole che non si è visto in queste 5 partite, ma che secondo me indubbiamente è l'unico punto in cui il Napoli potrebbe davvero migliorare. Concludo, se Massimo Alfaia può far vedere il calendario del Napoli durante la Coppa d'Africa, sì, perché quello secondo me sarà un momento decisivo. L'abbiamo già pronto, guarda Alfredo. Continua a guardarci perché ne parleremo tra poco. Non è impossibile. Grazie Alfredo. Ciccio. No, c'è delle cose giuste, però io non sarei così drastico su Mario Rui. Mario Rui sta giocando al meglio delle sue possibilità. Ognuno di noi ha un tetto oltre il quale non può andare. Mario Rui sta giocando al meglio delle sue possibilità. Certo, in quel ruolo manca qualcosa, manca un altro calciatore. Se è più forte di Mario Rui, tanto di guadagnato, ma manca proprio numericamente, perché se il Napoli deve mettere Lorenzo, ma tu pensi che Emerson Palmieri è più forte di Mario Rui?
No, Emerson Palmieri. Non lo so, in generale. Emerson Palmieri aveva praticamente chiuso col Napoli. Sì, sì. Però il come dire, l'orientamento del club era che se fosse uscito uno sarebbe entrato Palmieri. Non è uscito nessuno, non è entrato Palmieri. Non investire. No, però è vero Ciccio. Però il discorso non investire vuol dire stare attenti ai conti. In tanti sono stati attenti ai conti, qualcuno ha investito, pochi, altri non hanno fatto niente. Il Napoli ha fatto il minimo che poteva. E paradossalmente noi siamo qui a parlare di scudetti. Però è vero che un terzino sinistro di cambio per Mario Rui ci dovrebbe essere. No, ma certo, ma ne abbiamo parlato. Perché a prescindere, visto che il piano B al momento non funziona, diciamo, si vuole togliere a Mario Rui anche le prestazioni che sono ottime, perché tante volte Mario Rui gioca delle partite bellissime. Addirittura una me la ricordo con Liverpool che ha massacrato Salah in fase difensiva e poi ha fatto il cross del gol. Quindi voglio dire, alle volte lui fa qualche errore, ma perché fa qualche errore? Perché alla fine lo fanno giocare sempre, cioè gli esterni qualche volta devono rifiatare, perché lo sa benissimo anche, lo sapete benissimo che gli esterni sono quelli che devono sempre accompagnare le due fasi di gioco. Che Di Lorenzo deve... Quindi alle volte perdono di lucidità, non perché o commettono un errore, non perché loro sono scarsi, è perché accompagnando sempre tutte le fasi di gioco, qualche volta mancano di più. E questo problema, scusa che finisco perché mi vengono poi delle... Lo aveva anche il signor Koulibaly, che per me è il difensore più forte del mondo, per un periodo l'ha avuto con Ancelotti, che andava ogni tanto a salire senza ragionare e partiva e poi dopo in fase difensiva rimaneva meno lucido. Ora bisogna dire che Koulibaly finalmente, e lo ha capito perché è un ragazzo intelligente, tatticamente consuma le energie per la fase difensiva soprattutto. Allora, detto tutto questo, continuiamo ancora a parlare di Napoli, dobbiamo analizzare tante cose e poi giocare d'anticipo il prossimo match, però prima dobbiamo farvi vedere una testimonianza del programma 555 di Neafit, il dimagrimento in relax. Guardate. Ciao, sono Gianfranco De Felice. La mia esperienza al Neafit è entusiasmante. Sono arrivato qui con quell'alea, onestamente, di sospetto. Dico, ma che cosa faranno qui? E invece devo dirvi e devo confessarvi che mi sono ricreduto, ma mi sono ricreduto con i fatti, non con le parole. 3,5 cm di cintura, 5 kg in meno circa e soprattutto tanta tanta attenzione ai particolari, raggiungi il centro negli orari che ti sono più comodi, sei attenzionato, sei seguito e c'è un consiglio alimentare, non c'è una dieta, e questo è un aspetto fondamentale, e soprattutto vedi i risultati nell'immediato, questo ti aiuta nel proseguire e nel perseguire gli obiettivi che ti sei posto. Devo dirvi, questa è una testimonianza reale che il dottor Salzano mi ha chiesto di fare e che io con entusiasmo faccio, perché vi porto la mia testimonianza, chi mi conosce sa quanto a questa cosa ci tenevo. Neafit, dimagrimento in relax. Prenota ora il tuo check-up gratuito all'800 58 77 17. 800 58 77 17, potete chiamare anche in questo momento, ecco questo è il numero 800 58 77 17, chiamate anche in questo momento per prenotare una visita che è assolutamente gratuita e poi prenotare anche la vostra settimana, 5 giorni in particolare, per poter dimagrire fino a 5 kg. 800 58 77 17 anche in questo momento. Grazie a Neafit, il dimagrimento in relax. Vogliamo, allora, abbiamo tante cose da fare, tra cui dare spazio un attimo ai tifosi attraverso i social, però mi sono dimenticata di te Giuseppe perché so che hai una domanda per i nostri ospiti. Vai Gennaro. Allora, partiamo direttamente dai social e adesso ritroviamo le risposte dei tifosi. Ti rubo il tempo, intanto che tu cerchi le domande che hanno fatto sui nostri social i tifosi, guardando le pagelle, così analizziamo anche altri giocatori che magari non abbiamo citato in questa riesamina.
No, io volevo proporre la questione oramai annosa, Meretto Spina. Meretto Spina, ci arriviamo perché tra un po' parleremo di questo. Sapete che c'è? Mi avete sfiancato il Spina più forte di tutti. Ho capito, a parte intanto, il fatto che alcuni... Spina 7, vi sta bene? Domanda volevo farti. Spina 7, vi sta bene? Guardate le pagelle, sì, per favore. Anche 7 e mezzo. Per... Noi, a differenza dell'MVP del pubblico, come migliore abbiamo messo Simen, voto 7, ma insieme naturalmente ad Anguissà, a Spalletti, a Ospina. Questi sono 7 e mezzo per... Fabian, insomma, tra quelli... Beh, scusa. Io devo contestare, di adesso ho guardato tutti i voti, di contesto Lorenzo. Proprio il pagellone in totale. Ah, no, tutto il pagello, ok, perché? Ma ci vuole perlomeno un punto e mezzo in più per tutti. Voglio dire, una squadra che vince la seconda trasferta di seguito. Io sono fissato con Insigne, 4-0. Ma gli assist che ha fatto Insigne ha praticamente determinato la partita. Cioè, calcoliamoli un voto e mezzo in più a tutti. Allora, siete d'accordo? Non siete d'accordo? Il peggiore di Lorenzo, 7 e mezzo. Ecco qua. Ecco. Per me è così. Siete d'accordo? Io dobbiamo sì, alzare tutti i voti? Sì, ma va bene, 4-0. Allora, quando vincono 4-0, non è 4-0 i giocatori, neanche rivanno a vedere i giornali, perché sanno di aver preso 6,5, 7, non gli interessa. Cioè, capito? Certo. L'importante è che per esempio Osimhen ha preso 7 perché ha fatto 2 gol, quindi vuol dire che è stato utile. Ospina ha preso 7 perché ha parato qualcosa. Ma perché di Lorenzo in rosso, scusa? Non ho capito. Perché è il peggiore. Perché è il peggiore tra ma tutti a parte, può avere meno di 8 Osimhen. Ma è un 6 proprio minimo, quello è la sufficienza, ragazzi. 5 gol in 3 partite, Osimhen, meno di 8. Ma sì, ma dai Massimo, è uguale, 8, 7 meno. Vabbè. Allora, domande e poi subito sulla difesa, su Meret oppure Ospina, e facciamo vedere anche delle occasioni, gol che ha avuto la Sampdoria. Allora, ci hanno risposto un po' di tifosi alla tua domanda, ovvero si può già parlare di scudetto nonostante siamo alla quinta giornata di questo campionato. In tanti ci stanno rispondendo in realtà di no, tipo Rosario Bifulco, il campionato dura 38 partite, Alessandro De Martino non esiste proprio, bisogna stare calmi, Antonello Trillo anche no, Albert Migliaccio no, i sì sono molto pochi. Il problema secondo i tifosi è appunto questo dato di Spalletti, come ci ha ricordato anche il tifoso che ci ha chiamato prima, che dopo un'ottima partenza tende a lasciare qualche punto per strada, e questo in un campionato comunque dove si deciderà sui punti può fare la differenza. Però che tipo di squadra che hai, che contesto è pareggi oppure non fai risultato, è diversa la cosa. Anche perché ha una squadra secondo me matura, cioè ha dei giocatori che stanno mettendo da parecchi anni una volontà pazzesca per raggiungere questo obiettivo, e quindi potrebbero eventualmente, se ci fosse questo problema che a me non risulta, potrebbero sopperire sicuramente con la loro voglia e con il loro desiderio di vincere qualcosa di importante. A me piace la maturità della città, del calcio e del tifo del Napoli, dico la verità, perché è una città che sta serenamente e felicemente assistendo a quello che sta succedendo, però senza nessuna ossessione di successo per forza. Questa è una città e una tifoseria che è cresciuta moltissimo. Che si era anche molto raffreddata l'estate scorsa, sottolineiamo. Però stia tranquillo Spalletti, che alle sue spalle c'è una città e c'è una tifoseria che ragionano. Allora, però voglio alimentare la frangia dei sognatori, però... Miglior difesa. Lo sai, sognare è un diritto in questo caso. No, miglior difesa. Bisogna fare. Secondo dai. Miglior attacco. Primo in classifica. Mi dite, c'è una squadra che al momento in Italia tra Inter, Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio. Te ne posso dire una? Che gioca meglio? Non c'è questo. Cioè, come a livello proprio spettacolare, come... Sicuramente c'è tre squadre, però ti dico che l'Inter, l'Inter ha dato una prova di forza e di maturità nel secondo tempo, dopo che è stato sotto 1-0, era palpabile proprio il pensiero che del Napoli vicino alla Juventus, ma anche il Milan come antagonista vicino al Napoli, dico. C'è una squadra tra queste che ho nominato che inseguono il Napoli che ha dei margini di miglioramento più del Napoli? Cioè il Napoli ha giocatori fuori, insomma, ne stiamo parlando, come Mertens. Però il Milan c'è Ibrahimovic, Giroud fuori, te lo dico subito.
Secondo me ruota intorno a queste tre squadre. A fare 10 partite, sì, va bene. Però, proprio nella però queste tre squadre se la giocheranno. Al di là del fattore fortuna. Così. Ci arriviamo, scusami Ciccio, perché così apriamo il tema successivo. Chiudiamo un attimo con Ospino Meret, perché in realtà Massimo D'Alessandro ha bruciato la domanda a Saginario. Abbiamo parlato di altre cose prima. Io vorrei, per chiudere, così poi ci proiettiamo in avanti, far vedere le immagini delle occasioni da gol che ha avuto la Sampdoria con le parate di Ospina, che c'è anche Ospina appunto. Alessandro, me ne commenti te? Commento che Ospina qua ha fatto un paratone e quindi ti ha salvato un po', perché effettivamente ragazzi qua potrebbe cambiare anche... Ma che è successo nella difesa del Napoli? In questo caso qui non vedo grossi errori, perché ci sono le marcature che sono precise. Se lasciato un rimpallo e qui magari si poteva alzare un pelino prima il centrocampista per chiudere un po' questo tiro, però obiettivamente qua non vedo grossi errori, ci sta, insomma, può capitare. Poi c'è stato un bellissimo tiro e una grandissima parata. Invece sul calcio d'angolo successivo, che qua non si vede purtroppo perché è sempre la sensazione, qua vedo... Aspetta che arriva. Niente, sul calcio d'angolo. No, sempre quello. Sei incantato. No. Come da zona? Sei incantato. No, perché la rotellina, questo era il primo. No. Sì. Lo ripetiamo. Invece quest'altro è diverso. Se me la fai rimettiamo vedere. Sia il... Ecco, questa è la prima azione, giusto? No, questa è l'azione susseguente alla parata di Ospina. In cui si perdono tutti. Qui c'è una marcatura. Ecco. Qui c'è una perdita di marcatura, però non so chi è quel giocatore. È Zielinski che si gira di spalle invece di mettersi in postura d'anticipo verso il... mi sembra che cos'è il centrale Yoshida dovrebbe essere. Ecco. Lì Zielinski che non marca, però non è un difensore Zielinski, quindi perdoniamolo. Nando, voto alle parate di Ospina e poi rispondiamo. È più decisiva, cioè più bella questa parata, perché è una parata diversa. Quella è una parata da fotografo, la prima è da fotografo. Un po' da spiaggia. Bella, perché bella, è un'attività incredibile, perché lui davanti c'aveva anche due giocatori, quindi bravo, ma lui per caratteristiche è esplosivo. Però questa qua è più difficile, perché il colpo di testa è l'unico tiro, a terra. È l'unica traiettoria di palla che il portiere non riesce mai a percepire dove possa andare. Quindi deve sempre star fermo e aspettare la traiettoria di palla. E lui è stato bravo e reattivo, perché davanti aveva anche... due giocatori. Secondo me direi che è più difficile questa che la parata su Candreva. Chiusa questa parentesi, io direi di andare sulla domanda e il tema, il leitmotiv di questa serata. Si può parlare di scudetto, quindi abbiamo ascoltato anche i tifosi, come diceva Ciccio, sono calmi i nostri tifosi del Napoli, sono maturi, hai detto, è stato questo termine, maturato. In realtà sono anche prudenti. O forse scottati dal passato e quindi adesso... Saginario. A me mi verrebbe in mente questo: come fa una squadra, una società a puntare a uno scudetto se non lo dichiara? Come faccio io ad andare a fare una gara se non mi dico di volerla chiudere in quel tempo? Però dovrebbe vincere nessuno lo dichiara mai. Il discorso è che ci vogliono gli attributi per sentirsi grande. Il Napoli in questo momento, come società, come squadra, come allenatore, come calciatore, cosa manca per vincere lo scudetto? Niente, poi si devono incalanare una serie di condizioni. Però diciamolo, abbiamo il coraggio di dirlo, perché la forza che ha dato Spalletti ai giocatori, immaginiamo se anche De Laurentiis inizia a dire dello scudetto all'allenatore. Sai cosa manca? L'abitudine alla vittoria. Allora, vogliamo fare un gioco, così lo scriviamo anche ai nostri amici che possono risponderci da casa sulla pagina Facebook di Giochiamo d'Anticipo. Il Napoli può vincere lo scudetto se... Come detto? No, io invece prima di far rispondere Nando, ho letto oggi una pagina di tifosi su Facebook che diceva: barattereste il vostro taglio di capelli per lo scudetto del Napoli e quindi la pelata subito? Mi è venuto in mente Max D'Alessandro, che poteva barattare tranquillamente. Anche l'amico Saginario. Dai, Ale! Potrebbe farci vedere quel famoso calendario della Coppa d'Africa? Subito, ce l'abbiamo pronto. Perché capiamo qualcosa in più. Vai!
Quindi... Allora, se riusciamo con l'aiuto della regia attraverso il computer a vedere le partite che ci saranno a gennaio, perché ricordiamo che la Coppa d'Africa parte il 9 gennaio e si conclude il 6 febbraio. Ci sono due fattori fondamentali che il Napoli deve tenere a mente, ovvero che nessuno dei tre può arrivare, innanzitutto devono arrivare fino in fondo per giocarla tutta, ma nessuno dei tre è detto che ci arrivi insieme agli altri, perché giocano fortunatamente in tre nazionali diverse, il Camerun, il Senegal e la Nigeria appunto. Le partite che ci sono, comprese in questo ciclo terribile, sono Napoli-Sampdoria, Bologna-Napoli e Napoli-Salernitana, cioè tre partite che almeno sulla carta potrebbero essere abbordabili, anche perché la Serie A, ricordando ciò appunto la Coppa d'Africa, ha stabilito la sosta anche per fine gennaio, che quindi potrebbe far ritornare quasi tutti. C'è subito prima Juventus-Napoli il 6 gennaio, che potrebbe essere la partita, diciamo, del saluto prima di andare appunto. Però molto dipenderà da quando poi vengono chiamati questi. Sì, anche se ovviamente si cercherà tramite i club di mandarli più tardi possibile. Via tre giocatori. Che cosa succederà? Con Juve Napoli. Con l'Inter li abbiamo, con l'Inter. Un po' di diplomazia. Con l'Inter torneranno, sì, perché il 13 febbraio c'è una convenzione occidentale, un po' arriva il giocatore. Secondo me devono muoversi per tempo, già adesso, e dire scusate, magari a gennaio la partita, che facciamo? il vero rischio della Coppa d'Africa, al di là del calendario, qua mi sembra che tranne quello con la Salernitana e altri sono più o meno abbordabili come partite. Che senso tranne quella con la Salernitana? Al contrario. Mi sembra la più complicata, derby e tutto. Non fa paura molto la Juventus. È comunque un derby. Però il vero rischio della Coppa d'Africa è che giocano in questa coppa anche calciatori che giocano nei campionati africani. Che è questo un po' incavolato. Stai dicendo tu, poi non l'hai detto più. No, i calcioni che si danno come arrivano poi dopo. È quello il vero rischio. È quello il vero però rischio. Questo riguarda. Questo però può succederti anche in Napoli Salernitana. Molti calciatori che giocano in Europa sanno bene, cioè i tempi di entrata. No, là si entra anche fuori tempo. Si alza la possibilità di fattore rischio, di infortunio. È vero, poi bisogna vedere i campi anche che hanno in Africa, che quello è importante. Mi date la classifica per favore alle spalle e intanto sì, ascoltiamo anche il parere dei tifosi attraverso le nostre vox. Adesso la commentiamo, questo. Secondo me il Napoli di quest'anno è una bellissima squadra, anche per il nuovo modo di giocare, diciamo, con l'entrata di Spalletti, mi piace molto come allenatore. Può arrivare fino alla fine al primo posto, però dipende dai VAR, dalle altre squadre, è un po' di forza. Mi piace, comunque possiamo, ce la possiamo fare. Spero che ha avuto tanti auguri a Napoli, che diciamo lo scudetto, che manca da tanti anni. Che si è visto anche il cambiamento, diciamo, di mentalità, soprattutto della squadra, quando siamo andati un uomo in meno contro il Venezia, abbiamo vinto, oppure anche quando stavamo perdendo contro la Juve, di recuperarla. E cose che secondo me prima a questo Napoli, diciamo, mancavano. Ecco, la mentalità, quello che ne abbiamo parlato anche prima, invece classifica alla mano ad oggi, Napoli appunto a 15 punti in vetta, subito dopo le milanesi, ma sono i veri avversari, quelli più temibili secondo voi, non tralasciando la Roma, l'Atalanta? Beh, oggi io qual è la sorpresa che voi non vi aspettavate, a parte la Juve, diciamo, in negativo? Allora, io dico che per me oggi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha centrato, nel senso che io vedo, almeno spero fino alla fine, un Napoli-Inter-Milan, una lotta, diciamo, che continua. Non ho capito ancora il ruolo dell'Atalanta, ne parlavamo a microfoni spenti con Nando, domani Atalanta partita tra l'altro a Milano contro l'Inter. Roma e Lazio, e mi dispiace per Nando, secondo me hanno ampiamente dimostrato che sono una fascia più giù. La Roma però mentalmente anche ieri ha difesa. A me piace molto il Milan, sai, perché ha dei giovani fortissimi, tipo questo Brian. Gioca anche bene. Brian Diaz, che per me è fantastico, ha Rebic, che è un giocatore che ti inventa a volte delle giocate impressionanti, ha un gioco favoloso, ha un allenatore che conosce molto bene questa squadra e l'anno scorso ha ottenuto un bel risultato arrivando secondo. E quindi il Milan ha dei dirigenti importanti come Maldini, che continuano
a cercare giocatori talentuosi. Il Milan, secondo me, se recupera anche Ibrahimovic, è un'altra squadra che insieme all'Inter darà fastidio. Secondo me loro tre hanno qualcosina in più. Poi dopo... Milan, Inter e Roma? Napoli. Ah, è Napoli? E okay. Napoli hanno qualcosina in più. E poi l'Atalanta, non la escluderei, perché comunque le squadre di Gasperini, quando prendono la retta via, ti macinano, e quindi potrebbe rientrare l'Atalanta, ma queste tre hanno qualcosina in più per me. Ciccio. La classifica è ben orientata. Ti dico la verità, io seguo con molto interesse la Fiorentina. Se l'allenatore della Fiorentina capirà che anche il risultato è un valore importante nel calcio, e allora la Fiorentina potrà anche far paura. Nando, allora sì, penso... fammi, qual è la tua fotografia? No, io penso che questa sia la fotografia fino adesso che il campionato ha dato, e penso che possano arrivare fino alla fine. Adesso uno guarda la Juventus perché, cioè, io penso che tutti quanti abbiano sempre timore che la Juve possa recuperare, non c'è niente da fare. No, ma si salva. Questo perché? Perché la Juventus è l'unica squadra che oggettivamente ha un organico di un livello diverso. Lo so, però visto il centrocampo della Juve di ieri, io penso che abbia poche possibilità di recuperare. No, detto sì, questo, però si salva facilmente. Detto questo, io penso che queste tre squadre alla fine se lo contenderanno. Io avevo fiducia anche tanto dell'Atalanta, io l'ho vista sabato con il Sassuolo, ha giocato benissimo, è ritornata. Quindi la partita con l'Inter di domenica, di sabato, secondo me darà lo spessore di questa squadra. Se vince l'Atalanta con l'Inter, secondo me si mette anche lei tra le squadre che possono fare qualcosa. Chiediamo a Salvatore invece cosa ne pensa. Salvatore? Sì, buonasera, pronto. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, niente, sono un tifosissimo azzurro da oltre 40 anni e raramente ricordo una squadra così forte nei tempi di Maradona. Credo che quest'anno veramente non possiamo perdere l'occasione. Vorrei rispondere alla domanda di Claudia che dice possiamo vincere lo scudetto? Secondo me vorremmo condividere con voi questo pensiero. Quest'anno abbiamo un unico punto debole, è la difesa. Abbiamo un punto interrogativo su Juan Jesus e un Manolas che ha fatto capire che vuole andare. E sappiamo benissimo che nella seconda parte della stagione i difensori sono soggetti a saltare molte partite per squalifiche varie. Ecco, secondo me noi a gennaio dobbiamo assolutamente trovare un difensore di qualità, perché veramente ritengo che quest'anno sia una grossa occasione. Volevo condividere con voi questo mio pensiero. Grazie. Ciao, grazie. Volete aggiungere qualcosa? Aggiungere, da non trascurare l'Europa League, che comunque è sempre un bel paracadute dovessero le cose andare male, perché... Dillo per favore a Massimo D'Alessandro. Perché comunque la Coppa UEFA è comunque un bel trofeo. Dai che facciamo partire un instant quiz al volo? Ma chi vince, voglio chi vedere, vince guarda, quella Coppa va in perché sono instant un filo quiz non troppo scaramantico. Però vorrei vedere tra un paio di mesi se il Napoli è messo bene con quella classifica, se ancora parlate di Europa League. Vabbè. Quindi Massimo, insomma, no, come sempre tutto quest'anno con la storia tra l'altro della prima che continua, la seconda e fa lo spareggio, quella è la allora, però aspetta, la terza non trascuriamo l'Europa League, per Massimo l'Europa però, League Claudia, è una competizione che non ha gli senso, obiettivi te cioè... li ritrovi anche in seno, in corso di stagione, no? Come ha detto Massimo, se fra otto domeniche se a Natale il Napoli sta lì, l'Europa League, vabbè. Saremo tutti quanti qua a dire speriamo che in Europa League mette le seconde. Denaro prematuro fare se tu ti fai così, secondo te è troppo, scusa, dai. Se tu ti fai una finale tipo Manchester lo so, Napoli, Ale, ma ci devi arrivare. Secondo me è una bella sensazione. È vero che l'Europa League dà pochi danari. Lo sai benissimo, vince l'Europa League nel campionato. Però Nando, l'hai visto con l'Eister? L'anno scorso quale squadra ha vinto il campionato? Li vince l'Europa League, va in Champions e si mette 25 milioni. Guarda che la Juve ha fatto il triplete, Mourinho ha fatto il triplete. Con la fame che c'è in giro, sono soldi che non si possono rifiutare. Secondo me più si vince e più si ha voglia di vincere e si acquista... autostima. Secondo me, io dico che il Napoli proprio con l'Eister ha dimostrato diverso. Di essere una squadra che è capace di adattarsi anche ai ritmi inglesi. E Ale, non è una cosa non da puoi poco, andare a vincere, secondo me, andare secondo in finale d'Europa League e vincere lo scudetto, ma è impossibile. È impossibile, okay. Cioè non ci puoi arrivare perché c'è un dispendio di energie troppo forte, troppo importante. Ma no, ma lo sai quando ci arrivi? Lo sai quando ci arrivi a fare una cosa? A parte il fatto che è la Coppa Spagnola, no? Cioè è chiaro, ma intanto puoi giocare.
precedenti, Gennaro, dove sei a te? Quando hanno vinto l'Europa League, che hanno vinto lo scudetto, mai. Hanno vinto il campionato. Da quando esiste l'Europa League, mai. Ma io non sono d'accordo con te, sai dove, Massimo? Tu ti giochi la Coppa, esci. Ma rinunciare per principio alla Coppa, ma è quello che farà il Napoli. Poi c'è un altro discorso. Ma il Napoli farà quello che scusa Massimo, però al massimo, ma anche perché non ha mica la certezza di poter vincere il campionato. Massimo, cioè, per vincere il campionato una società come il Napoli, scusa Alessandro, termino subito, deve fare il percorso quasi perfetto. Esatto, quasi perfetto. Esatto. Per fare il percorso quasi perfetto con le risorse che c'hai, no, ma la rosa, qualcosa, la rosa, anche fortuna di un anno che ti si fanno giocatori, ma guarda che possono pesare anche a livello psicologico più le sconfitte, anche se sono in Europa League, che non le vittorie, questo diciamo. Ed è per questo che Bene aggiungere... ha fatto all'Inter uscire pure dall'Europa League l'anno scorso, ma perché avesse fatto Europa League male, allora, continuiamo magari. A parlare dopo di dipende questo. Anche, scusa finisco, dipende anche da che rosa hai, da che qualità hai fuori, fai giocare anche di più quelli di qualità fuori che non giocano e quindi li accontenti anche, cioè ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, però dire che è uno svantaggio io non me la sento. Allora, intanto parleremo di questo e di tante altre cose, anche perché il tempo stringe, dobbiamo parlare del prossimo match del Napoli. Intanto entriamo nel mondo farina parlando di automobili, e a tal proposito parliamo di Opel Mokka. Vedete, la vedete proprio nelle immagini, riscrive le regole urbane e trasforma la vostra esperienza di vita in un momento di assoluta innovazione. Con Opel Farina sarai sempre tu a scegliere la configurazione più adatta a te. Elettrica, benzina oppure diesel, ma affrettatevi, fino a fine mese nuovo Mokka può essere vostro con soli 199 € al mese, e in caso di rottamazione potrete usufruire fino a 11.000 euro di sconto e incentivi statali sulla gamma Opel. Opel Farina vi aspetta in Marcianise, in Viale Carlo III uscita Caserta Sud, e a Napoli in Viale Kennedy e nella nuova sede di Via Scarfoglio. Seguiteli anche su Facebook oppure su opelfarina.it. Detto questo, Ciccio, che stavi aggiungendo? Qualcosa? Possiamo andare un attimo in pubblicità? Ho qualcosa per Ciccio dai social, lei. Domande? Vuoi farlo al volo oppure risposta? No, ho un post social di un utente che va all'indirizzo di Ciccio, dopo te lo faccio. Va bene, allora pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Facciamo vedere a tutti quello che facciamo durante le pubblicità. Massimo mi ha chiesto, perché c'è stato un paio di volte, ho fatto un paio di rigori io quando giocavo, perché io sbagliavo il tempo di intervento. Quindi? Perché quando l'attaccante muoveva la palla, io cercavo di anticiparlo. Aspetta, fallo con me, non con Claudia però, perché sennò... Tu hai la palla, Claudia, io cerco di anticiparti, tu la sposti, ti prendo il rigore. Ma io non la sposto e non la prendo. Invece devo aspettare che tu te l'allunghi. Noi quando giocavamo Fantatv, tu capisci tutto. Grazie Ale. Noi quando giocavamo contro il Napoli, l'allenatore ci diceva: mi raccomando, Reni, che è uno che se tu lo punti, ieri cosa te fa rigore. Noi giocavamo. E chi era il grande allenatore? Dai, scherzo, Alessandro. Scherzo, no. Stavo di grande allenatore, note in particolari. No. Allora, proiettiamoci in avanti. Invece, domenica sera, Napoli-Cagliari. Però prima, ancora spazio ai tifosi. Questa sera ne hanno avuto tanto di spazio. Vai, Gennaro. Allora, per chi si è giocato ieri sera, sai che nelle ore successive alla partita succede un po' di tutto sui social, e noi siamo andati a vedere un po' quelle che sono state le reazioni su Twitter, su Instagram dei tifosi, se riusciamo a vedere i diversi, allora, post insieme con la regia. Questa è la rubrica di Gennaro Arpaia, per favore tutti attenti, perché poi voglio il voto da voi. Mi diverto, mi date l'ok quando possiamo andare, perché io non la vedo. Aspetta, non che ci danno l'ok dalla regia, perché intanto anticipavo che c'era anche un post dedicato a Ciccio. Dove dobbiamo vederlo? Sulla pagina? Stai attento, eccola qua, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, questo ovviamente è il post di un tifoso della Juve che scrive: anche a che tempo che fa ci prendono per i fondelli, meno 10, come sono loro in classifica. Sai che c'è stato il discorso dei cori da stadio, no? Lavali col fuoco, e un tifoso del Napoli ha scritto: noi intanto vi laviamo a pallonate. Poi capitolo Dazon, non è soltanto questo, ho chiamato mio figlio Dazon perché da quando è nato non riesco più a vedere le partite. Quindi un po' di lamentela. Qui c'è il grande Danilo Bergamo, che tu conosci.
Pesci, tra l'altro abbiamo avuto ospite più volte, e ci fa vedere in esclusiva gli allenamenti di Osimhen con Spalletti. Ricevi pallone, insacca pallone alla Karate Kid. Andando avanti, torniamo a DAZN, perché abbiamo delle immagini in esclusiva di DAZN quando ieri c'è stato un problema, insomma, di linea. Abbiamo perso anche il post, ecco qua, lo vediamo. Come potete vedere, sono riusciti a recuperare poi la connessione. Questa era Sampdoria-Napoli, forse di qualche altro anno fa. Fantastico. Avevo quasi dimenticato cosa volesse dire avere una squadra che vince e convince, dice questa utente che si commuove. Questo è Spalletti che festeggia la seconda vittoria con 4 reti alla Maneskin. Il nuovo film al cinema, invece di Rambo, c'è Zambo, che è il primo cognome di Anguissà. E poi chiudiamo con Ciccio, perché qui c'è Spalletti che dice: io non annuso il pericolo, io sono il pericolo. Eccolo là, fantastico, il web sforna davvero delle cose meravigliose. Ciccio, ti è piaciuto? Molto simpatico, ma c'è una fantasia usata bene sul web. Il problema è che poi ci stanno anche tanti cretini. Vabbè, questo sicuramente, anche perché poi possono commentare tutti. Intanto però giochiamo d'anticipo alla partita Napoli-Cagliari. Come gioca il Cagliari? Quali possono essere le insidie? Come arriva oggi questa partita? Il Cagliari ha debuttato con Mazzarri con la Lazio, ha giocato 4-4-1-1, ha stupito un po' tutti quanti. Ha giocato una gran bella partita, aggressiva, molto aggressiva, ha giocato bene, ha tirato fuori un 2-2 che poteva essere anche una vittoria. Poi dopo in casa ha perso con l'Empoli. 4-4-2. 4-4-2, sì. Perché gioca 4-4-1-1, perché Joao Pedro e davanti gioca Keita. Gli esterni, vabbè, sono quelli là, sono molto aggressivi. Però devo dire che secondo me viene a Napoli... Cambia. E cambia, perché si... Ma cambia anche mezza squadra. Si può mettere a 3 con 5 centrocampisti, belli tosti. Cambia anche mezza squadra. Hai capito? E non so se fa... Se fa Joao Pedro lì davanti, no, Mazzarri. Ah, Mazzarri. Può fare Joao Pedro con Keita, o se no può mettere anche Pavoletti come riferimento lì davanti, perché Mazzarri dopo il 2-0 con l'Empoli è molto probabile che è una squadra che si arroccherà lì dietro. Il Napoli dovrà cercare, ma insomma, però abbiamo visto che anche contro le squadre arroccate il Napoli la soluzione la trova. Alessandro. Sì, quindi da come dice Nando, Mazzarri tornerà al suo modulo preferito, che è il 3-5-2, che conosce meglio, conosce bene tutti i movimenti, conosce bene tutte le coperture. Però sarà una partita non facile, per me, io ho questa sensazione qua, perché stranamente se prendi, ci sono queste anomalie nel campionato italiano, non so, prendi l'Empoli che perde in casa col Venezia, perde 3-0 con la Sampdoria, va a Cagliari e lì asfalta, ma di brutto proprio, vincendo con un palo, una traversa, facendo una partita bellissima. Io mi sono divertito a guardare. Giocano meglio fuori casa l'Empoli. Esattamente, gioca meglio fuori casa. Lo stesso discorso è successo al Torino, al Cagliari, come diceva prima Nando. Cioè va con la Lazio di Sarri e fa una grande partita e per poco rischia anche di vincere. Quindi sembra che sia squadre che tendenzialmente fuori casa, quando devono fare la partita agli altri, si esprimono meglio. Però c'è da dire che il Napoli, giusto per tutte le soluzioni che abbiamo detto che ha in squadra, quindi anche tutti questi giocatori che ti possono sbloccare la partita, non dipende da qualcuno in particolare, ma il gol te lo può tirare fuori qualsiasi giocatore con situazioni diverse, cioè quindi con triangoli, con gli 1-2, con il tiro al giro di Insigne, con i calci piazzati, le palle inattive, la fantasia, la forza di Osimhen. Ieri l'abbiamo notato, ieri sono venuto molto bene anche Lozano quando è entrato. Un'altra cosa è il gioco aereo, che sono molto redditizi adesso questi giocatori del Napoli, quindi voglio dire... Il Napoli in questo momento qua, per quello che ti ha fatto vedere, è in grado di sbloccarla comunque. Però per me non è una partita semplice. Non è una partita semplice. Adesso lascio parlare Massimo e Ciccio, però prima Energas. Grazie Claudia. Vogliamo ricordare ai nostri amici telespettatori che presso le nostre stazioni di servizio potrete fare il rifornimento a prezzo vantaggiosissimo del carburante, del GPL e del metano. Troverete gli oli lubrificanti adatti al vostro motore e alla vostra tasca. Vi raccomando, vi ricordiamo che
potete gestire le vostre flotte di automezzi, sia aziendale che familiare, in modo semplice, sicuro, veloce e soprattutto fatturabile elettronicamente, grazie ai buoni carburante Energas nei comodi tagli da 10 e 20 euro. Per tutte le informazioni potrete visitare il sito energiazzurra.it. Grazie. Grazie Rita, grazie Energas, sempre perfetta. Massimo e poi Ciccio. Allora, innanzitutto una partita, secondo me, dal punto di vista emotivo da prendere con le molle. Mazzarri non può permettersi di fare un punto in tre partite arrivato in una nuova piazza. Mazzarri ritrova Strootman. Anche Godin. È anche Godin, però non so se Godin alla fine lo schiera titolare, non lo so. È una partita mai banale tra queste due formazioni, nel senso che a Cagliari soprattutto ci tengono molto, ci terrebbero molto a rovinare la festa del Napoli, che invece, insomma, se conferma poco poco quello che ci ha fatto vedere negli ultimi sette giorni, francamente dal punto di vista tecnico non vedo partita. Immagino un Politano titolare, riconfermata sostanzialmente la formazione di Genova. In grosso modo non credo che alla fine Spalletti opti per stravolgimenti in vista di questo match. Un turnover ci sarà, Ciccio? No, poco. Poco? Spalletti non sta facendo turnover, sta cambiando 1-2, poi ne cambia 5 durante la partita, e quello certo, è il turnover vero. Grazie. Quindi, poi per quanto riguarda questa partita, noi siamo abituati a immaginare la partita prima che si faccia in base alle esperienze precedenti. Quindi del Napoli sappiamo che è un Napoli che con le soluzioni che ha anche sui calci piazzati è una squadra che ti può fare gol in qualsiasi momento. Del Torino non riesco a immaginare niente, perché il Torino che si è visto... Cagliari. Eh sì, perché Mazzarri ha allenato il Torino fino all'altro giorno, quindi con il Cagliari non riesco a immaginarlo, perché quello che abbiamo visto in queste due partite con Mazzarri secondo me non c'entra niente con quello che vedremo a Napoli, perché verrà, come è stato detto, con un 3-5-2 che poi diventerà 5-3-2 quasi stabilmente, e con molte novità. Pereiro, Pavoletti, Strootman, Godin, questi sono i giocatori che probabilmente potremmo vedere in campo. E allora io mi siedo accanto a Giuseppe Saginario, perché insomma, da tifosa a tifoso, che Napoli ti aspetti ovviamente al Maradona, ma soprattutto che tifosi, quanti tifosi ti aspetti indipendentemente naturalmente da quello che può essere il numero per la capienza dello stadio? Allora, approfitto per dire, mi auguro che aumenteranno la percentuale di presenza negli stadi, perché ormai sembra azzardo, sembra un vecchio ricordo. Portiamo la gente allo stadio, ormai è quasi tutto aperto in Italia, nel mondo, e quindi mi auguro che ci vada sempre più gente. Poi loro sono più tecnici, devono sempre riservarsi il fatto di non sbilanciarsi. Per me il Napoli è una squadra forte, può vincere, e Mazzarri lo sa, perché Mazzarri sa che il Napoli è più forte, può vincere contro il Cagliari, e Ciccio Turini sai perché, può vincere contro il Cagliari, e di conseguenza io non vedo difficoltà. La difficoltà potrebbe essere quella di scardinare 11 calciatori dietro la linea del centrocampo, ma il Napoli ha tante di quelle varianti tattiche, soprattutto in avanti, che può un as, infatti, come Politano. Loro, trova, c'è la soluzione. E poi voi aggiungo una cosa che mi è venuta in mente, che il Napoli quest'anno ha dimostrato che quando va in difficoltà, ha nervi saldi, reagisce bene, quindi metti che malauguratamente ti prendi un gol in contropiede da Keita, la squadra non perde la testa, ricontinua a giocare, crede in quello che fa e recupera. Questo è un qualche cosina che l'anno scorso obiettivamente non si vede. Abbiamo Giuseppe ancora in linea? Giuseppe, abbiamo 30 secondi, sta scadendo il nostro tempo, ci sei? Sì, d'accordo, sì, assolutamente. Prego. Ma un saluto innanzitutto a tutto il fatto, perché siete veramente, è un piacere sentirvi, perché siete persone molto molto competenti. Grazie. L'unica cosa, volevo fare due considerazioni. Vai. Se mi è permesso. Ecco, il fatto che questa, la rotellina dell'ingranaggio che ha fatto sì che tutto funzionasse è proprio Spalletti, perché oltre a dare un gioco a questa squadra, ha fatto sì che ad ognuno di loro ha dato in testa ad ognuno di loro di dire che tutti sono indispensabili in questo Napoli, per cui ha dato fiducia a ognuno di loro. Non a caso Petagna non è partito più, proprio perché Spalletti ha detto a Petagna che serviva
serviva assolutamente, pur essendo il quarto in attacco. L'altra cosa volevo dire, il fatto di dire sempre lo scudetto, secondo me è sbagliato. Perché? Perché dare tensione anche ad una squadra che oggi vediamo che gioca libera, senza nessun pensiero e si diverte, dare un'ansia in più, secondo me è sbagliato dire lo scudetto, magari più in appresso. L'ultima cosa, se mi è permesso. Prego. L'unica cosa che può fermare questo Napoli, secondo me, la preparazione dei preparatori è importante, perché ci può stare il calo fisico in primavera e questo è molto importante. Per cui vi ringrazio. Grazie. E vorrei sapere un vostro parere. Grazie, buona serata e buon lavoro. Grazie. No, proprio no, arrivarci del calo fisico, voglio dire, dal punto di vista fisico il Napoli è sorprendente per chi non si ricordava, però il lavoro fatto da Sinatti, devo dire anche con lo staff di Spalletti, ovviamente, veramente un lavoro eccezionale. Ma poi durante la stagione ci sono dei momenti in cui la preparazione viene accelerata o cambia proprio per restare sempre su uno standard alto, insomma. Quindi il problema vero sa quale sarà, quale può essere, ma questo lo affronteranno tutte le squadre nel momento, non dico di crisi, ma di difficoltà di una partita, di due partite o di malumori, sarà la gestione di quei momenti complicati. Ecco, io mi auguro che in quei momenti ci sia anche un diverso approccio di Spalletti a questi problemi. Sì, la posso gestione dire dei momenti complicati. Che questo gruppo però conosce benissimo l'ambiente, conosce benissimo le facili esaltazioni, anche le facili depressioni, cioè i due opposti, questo gruppo di giocatori, secondo me sanno benissimo, è un gruppo maturo, secondo me, sì, perché sanno lo so, bene, la conoscono bene, lo conoscono bene, però va bene, lo conoscono bene questo ambiente, quindi io mi fido dell'equilibrio che ha Koulibaly, dell'equilibrio che ha Insigne, che ha raggiunto Insigne, perché anche Insigne in qualche periodo l'ha sofferta un po' questa cosa qui, lo stesso Fabian Ruiz, io mi fido di questi ragazzi qua, perché sono ragazzi che stanno dimostrando un valore veramente importante. In chiusura diamo uno sguardo al calendario, quindi la prossima contro il Cagliari, poi Europa League, Spartak Mosca, Fiorentina, Torino e poi ancora ci sarà la sosta dopo la Fiorentina. Noi saremo in onda dopo Napoli-Cagliari e subito dopo Napoli-Spartak Mosca, no? Giovedì prossimo. Assolutamente sì, giovedì prossimo. E allora, siamo addirittura d'arrivo, volete aggiungere qualche altra cosa? Possiamo salutare? Senza nulla a pretendere. Ecco, eccolo lì. No, io volevo aggiungere che Ciccio ha detto la Fiorentina, io mi prendo invece come sorpresa il Torino. Ecco, io sapete cosa aggiungo? Galleria Leone, perché qui la fame si fa sentire, quindi tutti Galleria Leone, ristorante e piazzetta del Leone a Mergellina, perché noi dopo i nostri programmi, sia il bello del calcio che dopo giochiamo d'anticipo, andiamo a mangiare tante cose buonissime che prepara lo chef di Galleria Leone. Volevo annunciare su eBay metterò all'asta una foto e gli appunti di Marolda per chi fosse interessato. Asta però. Salutiamo tutti i nostri sponsor, partendo da Neafit, il dimagrimento e il relax, Giuseppe Zanone, capelli a testa alta, GLG Group, cambia la bolletta, Energas e ancora grazie Rita, grazie a Saginario, Sagi Fin Finanziamenti, CL Services, ancora Gruppo Farina e Tufano. Detto questo, noi ci vediamo lunedì prossimo con il bello del calcio, giovedì, quindi post Europa League con Giochiamo d'Anticipo, che torna il giovedì, perché noi siamo il programma all'impiedi del giovedì. Ecco. Nando Orsi, ciao. Alessandro Renica, Massimo D'Alessandro, Ciccio Marolda, mangeremo anche all'impiedi a Galleria Leone, Gennaro Arpaia, grazie a voi, ci vediamo lunedì. No, ci vediamo tutti i giorni sull'app, ovviamente, il bello del calcio, che potete scaricare sui vostri smartphone. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata. Giochiamo d'anticipo è stato presentato da Farina, la Open a Napoli e Caserta. Energas, l'energia per la tua azienda, la tua casa, la tua auto. Sagifin, leader nei prestiti per dipendenti e pensionati da oltre 20 anni. Neafit, dimagrimento in relax. Giuseppe Zannone, capelli a testa alta. Euronics Gruppo Tufano. Custom and Logistics Services, spedizioni internazionali. Cambialabolletta.it by GLG Group SRL.